Oh no, è stato super anticlimatico. Non ho messo, aspettate, non ho messo la transizione a webcam. Aspettate, aspettate. Bolle rossa, oddio mio. Bolle rossa, senti a me, bolle rosa. Olè, adesso funziona tutto. No, perché non funziona? Starting soon. Ah, perché ho sbagliato. Perché ho messo la starting soon normale. E infatti, devo mettere starting soon Minecraft. Che cazzo è questa? Una merda, no. Ok, adesso dovrebbe funzionare. Jumps. Olè, funziona tutto. Ok. Per un attimo non aveva funzionato un cazzo. Jumpscare, come state? Ciao Dr. Flame. Che cosa volevo dire? Che cosa volevo dire? Mi sono scordato. Ah, che ho tolto Nightbot dalla chat. Quindi adesso voi non vedete Nightbot. Voi adesso utilizzerete per tutta la vita e per tutta la vostra durata su questo canale Stream Elements, che è molto 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 molto, ma che dico molto? Molto più con. Mi fa ridere la chat che è Simone che prova a far funzionare il bot. Esatto, assolutamente sì. Puoi vedere i rimasugli della chat prima. Bellissimo, mi fa molto ridere la cosa. Fa particolarmente ridere la cosa. E nulla. Stavo dicendo, utilizzeremo sempre Stream Elements da ora in poi. Perché è molto molto più comodo, è molto tutto. E ci sono comandi che non conoscete, nel senso. Ce n'è uno che è veramente divertente, che è questo. Provate a scrivere punto esclamativo qui, che è quoziente intellettivo. Ed è molto divertente. Perché è un bot molto divertente e mi piace prendere per il culo poi della chat. Cioè, non voi, nel senso, mi piace di giocare. Sto riscaricando Minecraft, posso venire su Discord? Sì, assolutamente sì. Poi, devi. Dottor Flame, quoziente intellettivo di 96%, io soltanto 16. Bene, top. Allora, io mi metto in... ottima domanda. Mi metto invoca l'abbonati. Io sono invoca l'abbonati. Io 96 tu 16 accurato. Sei una merda. Fai cacare. Sto scherzando, eh. Forse. Comunque, come state? Come va? Come andiamo? Cosa mi raccontate? Io credo di aver spammato un po' dappertutto. Tra l'altro sto ricaricando su YouTube i vari video, shorts, video e cose varie. E quanto c'ho il pad? Ah, ok, è carico, a posto, quindi posso anche scollegarlo dalla PlayStation, perfetto. Molto, molto più comodo. Molto, molto, ma dico molto, molto più comodo. Sopra... no? Camerino. Perché io sento così basso l'audio di gioco, però? Ah, oh, babà mia, chi è entrato? Io! Ah! Oh, babà mia, aspettate. Mi sta... grattando il gatto vicino alla porta, un secondo. Scherzavo, non vuole entrare, sti cazzi. Quando vuoi spostarmi che sto in chat streaming pool, ma non vedo nessun'altra vocale. In basso, vocale abbonati. Ah? Huh? In basso, vocale abbonati. Perché non lo fa entrare nella chat vocale abbonati, però? Eppure tu ce l'hai l'abbonamento, per quale motivo non funziona? Hai collegato il tuo account Twitch a quello di Discord? Prova a collegare il tuo account Twitch a quello di Discord, perché se ti collego io non sapremo mai se funziona. Thank you for following. Oh, babba via. Sì o no, una delle risposte che... grazie mille del follow, Vicky. Sì o no, una delle risposte che influenzerà il mio futuro. Ma non ne ho la più pallida idea. No. No, così a caso, non ho idea. Non vedo nessuna vocale abbonati. L'ultima è level up. Certo che no, come si fa? Allora, vai nelle impostazioni. E a un certo punto c'è collegamenti. C'è una sezione collegamenti nelle impostazioni. E poi collegare il tuo account di Twitch. Collegando il tuo account di Twitch hai tutti quanti i benefici che ti può dare l'abbonamento al nostro canale. Che credo... oh mamma mia, ma sono fortissimo, addirittura gli applausi. Che bello, bellissimo. E quindi questo. Comunque grazie del follow, Vicky, grazie mille. Sasso, dammi una mano. Ah, tu non vedi la stream, no, tu vedi la stream, giusto?
Vedo la stream su Twitch, però è tipo epicamente in ritardo, come al Epicamente solito. in ritardo, addirittura. Lo so. Ma lo fa, eh. Più che altro sto cercando una skin nuova, perché questa di Alex, ma che cazzo è così. Ma te la Costruttore puoi creare, tu te la bio. puoi creare. Lo so, ma mi scoccia molto, parecchio, tanto anche, direi. Veramente tanto, tanto, tanto. Pacchetto skin più. Ovviamente. Pacchetto skin legacy. Pacchetto cyborg. Subito! Che c'è? Subitissimo. Skill Legacy sono troppo belle. No, verissimo. Ma subito, all'istante, metto questa. Quella di Johnny Silverhand, assolutamente. Sono tutte quelle di Cyberpunk. Assolutamente metto quella di Johnny Chiama Silverhand. Punk Cyborg, giustamente. Non me l'ha messa! Ah, perché non me l'ha messa? Adesso Devi esplode. mettere equipaggio, devi mettere. Ah, sono un deficione. Incredibile. Olè, adesso funziona. Ok, adesso sono lui. Bloccotto generale. Bene. Bene, 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 bene. Dunque. Oh, babba mia, chi è entrato? Se non altri, se non il dottor Ah, Fiamma sì. 123. Oddio, il dottor Flame, grandissimo. Come stai? Funziona tutto, ma tanto sono così povero che dal mese prossimo non starò più qui, quindi. Vabbè, non si sa mai, magari qualcuno ti regala un abbonamento, che ne sai? Magari, non so, vinci 12.000 miliardi di euro e Si mi scopre regali sempre. 3.000 sub. Che ne so? Ma qua ce l'ho 3.000 Domani, sub. questi. Ma qua ce l'ho 3.000 Do sub. domani lo faccio, nei Assolutamente tuoi sì. sogni. Sì. Tu hai Minecraft? Me lo sto scaricando, perché su Ok. PC mi dà ancora problemi, quindi lo metto sul telefono, che cazzo me ne Ok, sul telefono tanto è la stessa identica cosa, anzi forse è pure più facile sul telefono. È frega. Eh sì, tu decisamente più basta che facile. lo hai su Play Store Sì, no, e c'hai infatti. la versione tutta aggiornata. Che volevo dire? Sono particolarmente scordato. Ok, il sasso si unisce alla partita, perfetto. Allora, chi è che giocava con noi l'altra volta? Il pelato napoletano che Il pelato è napoletano? sasso, no? Ok, sì. È sasso. Ok, Ok. assolutamente sì. Poi boh, mi Antimo, pare quell'altro. Armadillo che sta Antimo, arrivando. esatto. Armadillo mi ha detto che sta arrivando, quindi piano piano arriva anche lui perché sta sotto la doccia. Ok, E ma piano piano arriva. è una vanilla seria o è È una una vanilla. vanilla? No, è una vanilla seria, una vanilla seria. Addirittura ha fatto la farm di Non pesca. è per memare come quella che No, era no, tutto infatti. fatto sulla neve. Ho addirittura Si è fatto. No, fatto beh, una quella era un bioma del volta. ca. No, quella era un bioma di merda. Qui è legit, no, Madonna. no, no Cioè, io ho fake. fatto pure la farm di pesca. Guarda, funziona pure. Adesso ve ne do una diapositiva. Appena parte. Addirittura. Eh sì, ma perché io sono forte? Enchantment Sì, perché. sicuri. Sì, perché gli ultimi 20 minuti di live nella maratona ci siamo messi e abbiamo trovato un sacco di diamanti, un sacco di ossidiana. E io 3 diamanti li ho persi. Madonna, beh, io mi ricordo che mi devi dare ancora il ferro che mi hai fottuto, eh. Quanto te ne ho rubato di ferro? 3 pezzi, ce ne sono 30 nella cesta, se li vuoi. Pensare Vabbè, me che li qua era riprendo ancora con gli un interessi. scout. L'IVA. Vabbè, manca fa così. Ci Pensare che quando me lo sono dato io era il caos qua. sta, ci sta. Comunque, È ancora il come caos vanno perché Zenith le non ha ancora finito di creare la casa, quindi sì, è ancora un po' il caos. cose? Ma Ma è meno io caos di mi prima. faccio la casa più. Oh, Io mi faccio la babbabia. casa più bella di tutti, un bel buco sottoterra, davvero, Mamma mia, davvero ti Minecraftiano. capisco, ti capisco. Vabbè, ma qua fa così No, però, però dai. io. No, io sono uno che mi piace fare le. Non dico i bunker, ma anche tipo le grotte, abbellirle, che fa le scalinate, mezze che sembrano naturali, mezze artificiali, capito? Cazzo. Oddio, il cavallo mi ha spaventato. Com'è il cavallo si è spaventato? E mi si è Vabbè. avvicinato minacciosamente. Io mi spavento quando Simone entra in Eccolo qua. live. No, no, sono tornato. Perché ti spaventi quando entro in live? Che cosa ti ho fatto di male? Prima hai fatto un jump scare quando è uscito il tuo Ma faccino a non schermo. cre Sei ma non saltato dalla credo proprio. sedia. Sasso, allora, adesso ti Sì. faccio vedere come funziona questa cosa. Qui sotto c'è la chest che raccoglie tutti quanti i drop. Se puoi vedere, se apri, ci sono già 7 pesciolini. Un osso, una ciotola e una name tag. Che è molto Ah, oddio, importante. le name tag è buonissimo perché.
Tra l'altro, vieni con me, Sasso, vieni con me. Guarda io che cosa ho qui. Lo vedi questo cavallo addestrato? È mio. Adesso ti faccio vedere. Vum. Bello. Il bro flex ai cavalli. Assolutamente sì, cazzo. È bellissimo. Guarda quanto salta. È bellissimo avere un cavallo. Posso dire una cosa? Il cavallo. Ma non hai capito. Non hai capito un cazzo, Sasso. Aspetta. Quanto salta? Salta tantissimo. Però è una donna santa. Comunque, Simone, posso dire una cosa? Dimmi. Il cavallo è il peggiore metodo di spostamento di Mine. Ma veramente questo, arriva... questo porta il convento, in una pozzanghera, muori. Vabbè, però... Sì, per ora, però è come dire... Sì, no, però è come dire... I cavalli sono buoni solo per una cosa, ucciderli. Non credo. Ok, che danno un sacco di pelle, però non credo. No, è come dire... Le barche fanno cacare in volo, grazie al cazzo. Allora, ente protezione... Ciao, Bunny! Noi non c'entriamo niente e lui dovete arrestare. Ciao Bunny, grazie. Cioè, grazie di cosa? Grazie mille. Di cosa? Sono scelto. Tra l'altro abbiamo un sacco di comandi nuovi, nel senso tipo questo. Credo si scriva così. Follow Age. Che è da quanto tempo segui qualcuno? Mi oppure... Io sono lontano per un mese e 23 giorni. Oppure uptime. Mi avete detto il comando del Prime, non so come... Sì, è vero, non c'è più il comando del Prime, lo devo rimettere. Aspetta, lo faccio in diretta, aspetta. A me mi ha fatto troppo ridere. In realtà c'è... In realtà c'è, il problema è che è automatico adesso. Adesso ogni tipo mezz'ora... Il bot lo spamma in automatico senza che tu faccia punto esclamativo prime. Scusa, non puoi cambiare il tick di minuti ogni quanto passa, o è per forza quello? Sì, posso fare il cazzo che voglio. Subprime. Cosa di rame? Ah no, ogni 20 minuti, non ogni mezz'ora, ogni 20. Cosa di rame c'è qua? Sì, c'è un po' di rame. Money però... grabber di merda, Simone. Perché? C'è un money grabber di merda. Posso farmi gli attrezzi in ferro? Così. Fai quello che ti pare. Va bene. Allora mi fa. Allora utilizzerò il mio libero arbitrio per farmi gli attrezzi in oro. Il tuo liberculo. Utilizzerai il tuo liberculo. Il libero arbitrio a certe persone va anche di merda. Ecco. Il libero arbitrio. Quick. Ah, provate a fare punto esclamativo. Aspettate. Provate a fare punto esclamativo che si fa. Tutto attaccato. Che si fa? Che si fa? Da te che dici. Vabbè, non spoilerare. Sto feo, lo rimetto a posto. Olè. Olè, adesso funziona anche il comando. Adesso, perché stavo testando se funzionasse. Adesso funziona anche Prime. Abbiamo l'ossidiana adatta per entrare nel Nether. Ciao Vitox. Comunque ho già pronto il Predict Golden Week. Se volete posso dirvelo. Vai, tutto orecchi. Vai. Sono veramente tutto... Ciao. Allora, secondo me Cyberman giallo è l'R. Ma succhiami le palle, ma non... Fai Wareman è l'R, confermato. Non credo assolutamente. Dove cazzo è finito il bigatto? Esploso? Vabbè, ci sta, Bulma che si alza la gonna, mamma mia, sa che non ci gode. Master Roshi col sangue nel naso e l'R. Master Roshi col sangue nel naso e l'R perché ha visto Bulma che si alza la gonna. Unit super attack Bulma. L'attacco è uno spruzzo di sangue che ti va nell'occhio. Godo. Succede. Io direi di aspettare un pochino, magari Antimo Armadillo. Se partissimo cosa? No, non se partissimo, se facessero. Cosa? There is not. Una bella serie spin-off di Dragon Ball dove c'è Goku che c'ha il cancro e non si è mai curato e muore. Stile Vegeta. Si chiama Dragon Ball Z OVA, la storia di Trunks. Si chiama Scrubs. Andassimo a dormire che ci sono i Creepers. Creepers. Quando esplode fanno... Ah! Wanam! C'è se non esplode, capo. Un po' di razzismo contro i partenopei ci sta. Ora, raga. Fino a prova con te io sono pure dello sud. Perdonatemi che mi sono... No, pure io sono dello sud, frate, ma... Perdonatemi che mi sono completamente... Cioè, ho portato un attimo fuori il gatto. Ciao, Zenith, quando vuoi vieni. Ciao Luke, sto entrando, perfetto, così Zenith continua a fare la casa. Bellissimo, così Zenith continua a fare la casetta. Andassimo a dormire. Sì, arrivo. Sì, vengo a dormire, sì. Tranquillo.
Simone, devi Dimmi. andare a fare il sesso con il sasso, Avresti ok? Let's go! potuto dire si va a letto, però hai scelto di non dire un meme morto, fortunatamente, Si va a letto, per forza! che non è una cosa da te, Cosa? Non è da me non citare meme morti? prima parte Golden Week, Goku falso Super Saiyan con la Target, Slug con la Giant, il Domine come seconda parte, Gon è piccolo tag LF con Active che buffa gli alleati e debuffa i nemici ma non fa LF. danno, dove nell'Active piccolo si stacca le orecchie e arriva Gon che canta. E che cosa fa? Dare a Bah, Slug un busta? po' di Cosa? importanza non è da Cosa? Goku, Non ha senso. No, allora Non ha ci sta a far senso. uscire Slug perché a me piace come personaggio Slug, però non ho capito, non ho mai No. visto il film di Slug, quindi non so se è una puttanata il fatto che Piccolo si stacchi le orecchie. No, è vero, perché battono Slug con Gon che fischia. Perché hanno la spiegazione che i Namecciani sentono troppo bene, hanno l'udito troppo Ah, sviluppato, sono come i simbionti, quindi ok. Luke, se vuoi entrare, se vieni. fischi, muori. Luke, tu tanto sei abbonato, vieni pure Zenith, venite nel vocal. Zenith! Venite nella vocal abbonati di Discord, che noi siamo lì. No, ragazzi, io mi muto, però rimango in chat. No, ma davvero. Che Mi peccato. dispiace. Te Casualmente la chat diventerà un posto ne migliore. vai già finalmente. No, che peccato. No, io rimango qui nella vocale, ma mi muto, Ok. non posso Ah, ok, parlare. va bene. Mamma, Simone, non capisci mai un Ma cazzo, veramente, veramente. adesso Allora. ti tiro uno sbronft in testa. Così, per gradire. Saluta. Ciao Non Simone, entro in come vocal perché sto stai? su Discord con un mio Ciao, amico. Vabbè, ciao. tranquillo, Luke. Scrivimi qui allora. Comunque sì, entra tranquillamente. Che ti devo Sì. passare? Ma che vuoi? È le cose da mettere per entrare nel server. Ah, Ho aspetta, capito. ti scrivo su Twitch. Manda l'amicizia a Vabbè, questo, a scrivi. questa persona. E mandami anche il tuo nome, così. Ah. Già inviata, siamo amici. Ok, Grazie. mi devi dare la tua. Ma Zenith ha fatto gender swap, Zenith. Perché ha fatto gender? È diventato Alex? No, aveva una skin femmina, ora è Steve. Vedo Armadillo online! Ah! Oh, babbo mio. Ma dillo, se non entri sei troppo figo. Se non entri Però sei un se... tacchino. Così a No, caso. se non entra è troppo figo. Però se entra è ancora più figo. Ok. Le patate sono cresciute. Godo tantissimo. Celebramento. God, io sto farmando exp. Me lo inviasti già, pensavo fosse un server, con te ho già la fre... allora entra. Entra. Vai nella sezione amici, che sta tra mondi e server, e vieni nel mondo, così giochiamo. Oh, che bello, sento anche la musica di Minecraft, che bello. Mi rilassa un sacco. Mi sentite? Ok, no, perché non vi sentivo, quindi ci sta. Dai, pesca qualcosa, cazzo! Così, un po' di ictus ci sta, e ogni tanto fa bene avere qualche ictus. Credo, poi. Colpo d'allergia sta l'ultimo momento. Starnuti momento, addirittura. C'è un momento per tutto. C'è un luogo e un momento per ogni cosa. Oddio, ho trovato un pesce palla. La mancia ti dà 500 dragonstone. Credo che mi dia avvelenamento tipo 3, una cosa del genere, però ci sta. Ci sta. Luke si unisce alla Luke è partita. Perché entrato. lui Go. è Luke 43. In realtà è Luke 2007, però ci sta, non è 43-16, però ci sta. Quindi non è dell'anno 4316. Sì. Mentre per i Capito? KK Allora, per i KK Don't Confest Event, per i KK Goten Xeo con Eza Countdown, Gotenk Ultimate. Prima parte, Vegito Super Saiyan Carnival, Buon Dokkan Fest Eza con Eza, Dokkan Fest Exclusive con Eza di Goku Super Saiyan 2 Intel Magito Tech. Seconda parte, Goku Super Saiyan 3 Dokkan Fest e Kid Buu Carnival con Eza di Fat Buu Tech e Eza Gotenks Int. Terza parte, Eza di...
Vegeta Supremo. Quindi praticamente tutto quanto a tema. A tema Majin Buu Saga. Perché... Slimes. Perché tu... Slimes. Perché tutto a tema Buu Saga? Cioè, non ti dico di no perché mi piace come l'hai. L'hai giostrata, eh. Mi piace molto, mi sta molto simpatica come l'hai giostrata, ma perché? Perché tutta Buu Saga? Cioè, cosa ti fa pensare che diventi tutto Buu Saga? Ci sta che abbiano fatto l'Eza a Buu Tanks e Vegito STR, quindi magari ci sta che KK facciano qualcosa di Buu Saga, però boh. Simo, ho fatto una pull su Vegeta e trovo Goku Super Saiyan 4. Ma magari avessi trovato io Goku Super Saiyan 4. Magari. Trovato altri diamanti. Tu dove cazzo sei? Nella Caves. Nella Caves. Senza tipo altre tipo tre vene. Senza di me sei un bastardone. Ma io voglio, cioè, gameplay. Gameplay, yeah. Gameplay. Gameplay. Mi sa che non aggiorno, ok. Allora, io qua vedo Zenith e Luke. Perfetto. Ciao, amici. Come siete belli. Non vedo te, però. Dove sei? Qualcuno a vetro. C'è della sabbia da qualche parte. C'è della sabbia da qualche parte perché l'ho presa io. Ecco qua, ci sono due stack di sabbia. Bisogna solo cucinarli un attimo. Abbiamo poco carbone. Veramente poco. No, li ho messi nella fornace, Luke. Perché abbiamo un calderone pieno d'acqua? Che cazzo ci dobbiamo fare? Ha piovuto, credo. Ah, i calderoni si riempiono con la pioggia? Sì, sì. E se nevica si riempiono con la powder snow. Bellissimo, non lo sapevo. E se vogliamo la lava infinita ci serve... Ci servono i calderoni. La lava infinita? Perché la lava? E così abbiamo la lava infinita. No, dico, com'è che si fa la lava infinita? Ah, ci serve la dripstone, che sono le stalattiti. Ci metti il calderone, lo riempi di lava e inizia a liccare lava. Non lo sapevo, bellissimo. Credevo che in vanilla credevo che in vanilla non si potesse fare, che figo. Sei morto? Stavo per morire. Le barbabietole si possono mangiare così in naturo, serve per forza la zuppa. Che palle, cioè, un diamante. Penso 4x4 e metti la lava. No, non funziona come l'acqua. No, non funziona come l'acqua la lava. No, lava ha tutta una sua fisica. Poco ma sicuro che non funzioni come l'acqua. Vabbè, torno vittorioso con due diamanti. Sono un kebab, bello, è vero, ti vedo che stai gironzolando su te stesso. VLR, Rule 3430 con C18 e Bulma Joint Forces. Non credo. Della Busaga la categoria serve un boost. Perché ci sono tanti Eza che devono mandare. Ah, ok, vero, vero. Darbula Angel Eza. Ci sta. Oh, che bella casetta che sta facendo Zenith. Che hai preso? La pietra delle profondità. Non so come si chiama in italiano. Deep Stone, credo che si chiama. Deep Slate Stone. Ah, Deep Slate, sì. Deep Slate qualcosa. Posso togliere questa erba da te? Bravo, mi hai tolto le parole di bocca. Grazie per avermi picchiato. No, ti voglio aiutare perché non ho un cazzo. Oh, scusa. Faccio dall'altro lato. Pietrisco delle profondità. Ciao, Danuzzo. Recume Gold STR. Ciao, Prax. Non mi ricordo se ti avevo già salutato, perdonami. Posso chiederti una cosa? Invece della cobblestone, perché non usiamo gli stone brick? Cioè gli stone brick, cuociamo la cobblestone e facciamo i mattoni di pietra, che sono molto 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 carini. Dimmi tu. Ciao cazzetti belli, vi saluto e scappo perché ho da fare. Ciao Lore, grazie di essere passato, figurati, buon lavoro, buon qualunque cosa tu debba fare. Stone brick belli belli, per quello ti dico, facciamo quelli. Mettiamoci a cucinare un attimino di pietra e lo facciamo. Perché mi piacciono molto, mi piacciono veramente tanto. Non è vero, dai, non fa schifo. Cosa? Che schifo di Eza che sono usciti, lo sapevo che mi rovina. In realtà non è così brutto, in realtà. A me ci piace. Super Vegeta STR ci sta. Sì, sono gli altri secondo me che sono un po' sottotono, però per il resto... Allora, quella GL mi piace un sacco. Super Vegeta GL del Summon. Boh, io gli ho dato una come si dice, una un'occhiata veloce, non è che mi paresse chissà cosa, però mi fido se mi dici che era no, è forte tipo come ultima chance. Cioè, quando okay. È,
Ho capito, quello lo metti primo, quello Ah, lì vero, penso. è vero, vero. 90% da mezzo reduction e via. Facciamo il tagliapietra. A che serve il tagliapietra? Che cazzo è il È tagliapietra? per fare le varianti di pietra, per fare slab, ti fa pure più slab e più scalini. E Tagliapietra. quel coso con la sega circolare. Ah, ok. Ah, non... Minchia quanto carbone che c'è qui. Porca puttana. Oh, torno vittorioso, 4 diamanti. Kakarot! I che I don't think I win! Così a caso. Chi è che l'ha fatto partire? Luke. Allora, no, quella GL è quasi più utile. Addirittura è buona, guardia per 5 turni, ma purtroppo gli hanno messo la guardia attiva contro Cell, ma eventi contro Cell non esistono. 5 turni negli eventi nuovi non bastano. Quella GL è un full tech quando stai quasi per morire. Praticamente devi stare sotto il 30% di HP. Non tira il cazzo, serve. Bring it. Ciao Antonino! Ciao! Io devo ancora sistemare il fatto che si sente pochissimo. Il Bring it on, go on! Che boh, lo devo sistemare un pochino. Dov'è finita la pietra? Ah, ma già la cobblestone te la fa cambiare. No, ok, bisogna comunque cuocerla. Zenith, metti un attimo a cuocere la pietra. Pare che mi sa cuocere prima. Mi drogo forse? Forse mi drogo troppo poco. Chi lo sa? No, non è vero, non mi drogo, non è vero. Assolutamente Oh no. vero. Andiamo a dormire. E se in caso devi fare eventi lunghi, non te lo porti, vero? No, anche con l'L. In quanti siete su Minecraft al momento? Siamo in 4? 3? No, 4. 4, 4. Tu se ti droghi, magari fai effetti inversi e diventi intelligente. Guarda, ti ammazzo. Ovviamente sto scherzando, Twitch. Sto scherzando, sto facendo uno scherzo, un joke, una battuta, una barzelletta. Io voglio bene, Dottor Flame. Io ci mettevo 8 turni con tutto il team 9. No, 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 anniversario full ability. Va bene. Comunque, se volete entrare, Tony, se vuoi entrare, Dottor Flame, quando hai finito di scaricare, venite, giochiamo. Una burla, esatto, uno scherzo, la risata, il riso. Non l'anomalia. L'anomalia, ecco Là, là. qua. Il cazzo nel culo. Così a caso. Let's go. Mattone di pietra. Ho i mattoni Piovendo. di pietra. Sì. Bello, così si riempie il calderone. Come si faceva il tagliapietra? Non lo so, ma tanto l'ha già creato Zenith. Sta qui sopra. Sì, Ah, tre di pietra liscia e uno di no, sta qui ferro. sopra, sta qui sopra. Quindi. Si mette a pietova e ti fa tutto La questo. pietra! Mi vado a bagnare le palle e vengo a. Ti piace quello che stai guardando? Lascia un follow e seguici anche sugli altri canali che trovi nelle informazioni del. Quindi funziona Stream Elements, ok? Godo. Grandissimo. Tipo contro Vegeta. Mi vado a bagnare le palle e vengo a farmi un'oretta. Va bene, va bene. Ho la connessione del Burundi. Vabbè, anche io, eh. Cioè, ti ricordo che stai guardando uno streamer che gli crasha la connessione ogni 3x2. Ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Lo fa, lo fa. Una cosa che io non vi ho detto, Dottor Flame e io l'altra sera ci siamo beccati su Discord e lui mi ha fatto vedere dei cortometraggi horror o thriller più che altro che sono bellissimi. Quindi a fine live, quando ci cacchiamo il cazzo di Minecraft, una mezz'oretta ci fermiamo e ci guardiamo un bel cortometraggio scelto proprio da Dottor Flame. Perché ha un ottimo gusto in fatto di cortometraggi, veramente un ottimo gusto. Se disponete di un abbonamento ad Amazon Prime, potrete collegare il vostro account Amazon a quello di Twitch e sottoscrivere un abbonamento gratuito al nostro canale. Grazie e buonanotte. Così, per gradire. Così mi fai arrossire. Eventi nuovi corti non ce ne sono. Quelli nuovi sono tutti lunghi. Verissimo, verissimo. Gambist, lo stage del nono anni con Jeta. Gambist, Blue Zone. Oddio, però sono lunghi come eventi. Cioè, non li chiudi in 7 turni. Tipo, perché ha lo stesso problema anche Goku Super Saiyan 3 Super Eza. Che superati i 7 turni diventa torna a essere praticamente un Eza normale. Se non sbaglio, poi. Potrei sbagliarmi. Ah. Ci siete? Raga, lo so che cacco il cazzo quando parlo, perdonatemi, non è colpa. Cioè, in realtà sì. Sono con Antonino su Discord. Ma se vuoi far entrare pure Antonino, non è un problema. Buttalo nel Discord e. Aspetta, mi pare che c'è il comando Discord. Dovrei averlo creato, Discord. Non ho creato il comando Discord, raga, ma io sono un abbonato. Veramente sono un abbonato forte, forte, forte. Aspetta, aspettate. Siamo tutti abbonati. Mezzolle. Raga, scusate.
Salotto generale, invita, copia, olle. Pappapero. Aia. Allora, comandi della chat, comandi personalizzati, nuovo comando, Discord, risposta, rispondi. Perfetto, attiva comando, perfetto. Se fate punto esclamativo Discord, adesso avete anche il link per il canale Discord. Ragazzi, come sono forte, sono veramente fortissimo. Ho Il migliore del mondo, scaricato cazzo. Minecraft, 2 secondi dentro, perfetto. Infatti ho detto che se Super Vegeta non serve una ceppa perché dopo 5 turni ti fa creare negli eventi nuovi che sono tutti... Ah, scusa, non avevo capito il contesto, perdonami. No, allora hai ragionissimo, hai ragionissimo. Sono d'accordissimo. Comunque Zenith, va, Zenith crea pezzi di stone, mattoni di pietra. Ah! E va, lui vola. Martini di Stone. Zenith, ovviamente tanto già la sai questa cosa. Magari col pavimento per risparmiare un pochino di pietra fai le slab, ma credo che tu lo sapessi già abbondantemente, senza che te lo dovessi dire. Sono quasi sicuro di questa cosa. Ciao, chi Esatto. sei? Ciao raga. Ciao! Com'è? Tutto a posto. Potrebbe andare anche peggio, potrebbe andare anche peggio. Madonna, sembri mia nonna. Addirittura. Lo dice sempre. Perché è vero. Magari tua nonna ne ha viste tante, quindi lo può dire, magari mi dà ragione su queste cose. Siete su Sì, ne ha Discord? Sì. viste tante qui. Tanuzzo, siamo nella sezione abbonati di Discord, perché per forza di cose ho voluto dare un po' di spotlight agli abbonati, perché sennò poverini, danno le sub, però non gli do mai nulla in cambio, quindi ci sta. Dr. Flame 5847 finisce la Babbavia! partita. Adesso, raga, devo chiudere il server, mi sa, purtroppo, mi dispiace. Addio. È stata bella questa mezz'oretta di live. Ci vediamo. Ciao, ciao. È finita per noi. Ma lo fa, lo fa. Vabbè, Ah, ma aspetta, ma lui non sa le coordinate, perché adesso è entrato per la prima ma volta? tanto lo può vedere da Discord. Cioè, lo può vedere da... Bravo, Da Twitch. esatto, non mi veniva il termine. Viene il termine. Oh, ma basta piovere. Basta piovere. Dan. No, non piove. Ah, ma hai fatto già tutto il vetro. Senza che io dovessi aiutarti. Ma sei fortissimo. Madonna, Ma che forte. bel È all'avanguardia, vetro. Zenith. No, è che io sono lento, è diversa la cosa. Questo vetro comunque Un po' di è spot ai due vetro. donatori e ai 30 scrocconi che danno la sub gratis. Vabbè, manca a fa così, però, No, dai. senti, io non sono Ma scroccone, io sono un povero. vabbè, manca a fa così proprio. Ma No, per le stavo porte cosa si fa? per le porte? Classiche porte di Perché legno. tipo. Ma perché se tipo l'entrata è più grande, cioè di un due blocchi. Ci facciamo il buco. In che senso l'entrata è più grande? Armadillo e umile. Cioè nel senso di altezza. Ah, vabbè, ci buttiamo dei barili così a cazzo sopra, non è un problema. Oppure ci Ah, mettiamo ci altro sta. oppure ci buttiamo qualche altro legno scotennato, non è un problema. Cioè, scortecciato. Qua ci facciamo Scotennato. boh, un'altra trapdoor. Ci può. Aspetta, Scotennato. aspetta, scusa, allora, qui ci sta il vetro. Perché sì. E Sì, lì ci sta. Due qui ci buttiamo due barili, sì, senza problemi. barili, vado a Tranquillissimo. prendere roba allora. Veramente così, senza problemi. Un paio di barili. Lascio qui il vetro nel caso dovesse servire a qualcuno. Un po' di legno, prendiamo un po' di legno. Porte. Qualcuno ce le ha o devo farle? Porte? La Sì. devi fare, mi sa. Ah no, ci Co sono come coca, co come trovate. come vuoi fare il pavimento? Cioè, vuoi che questi Lo facciamo pezzettini si congiungano? così? Sopra due barili, vado a prendere Il tetto il come volevi? Il tetto non lo so fare, non ho idea. Questo lascio barile. Ah, veramente guarda, libero. di tetti, io proprio di case faccio schifo, No, no, io quindi. pure non so fare un cazzo. Chi è che mi sta picchiando? Ah, il cactus. Vabbè, ci fate Io cazzo. per cactus che picchia si Io muore. per rimediare faccio un buco nel pavimento e mi ci chiudo dentro. Bella casa, Esatto. bella casa. Il cactus si è approcciato a Simone. Sì, assolutamente, assolutamente. Mi picchia così perché sì, è il cactus mio.
Il pavimento. Qual è l'inventario? Il pavimento come lo vuoi fare? Nel senso, vuoi far passare il legno in mezzo? Che c'ha la cacia? Bella la cacia. E non ce l'abbiamo, qua non spawna. Lo so, dovremmo sono trovare la savana. No, perché per il barile. Prendiamo i barili dalla farm di... No, i barili si possono fare anche con gli altri tipi di legno. Ah, perché qua mi dice acacia. No, no, vabbè, forse dice... ti consiglia acacia, però... No, non è che ti consiglia... Perché mi fa le assi di quercia e poi l'astra di acacia. Boh. Dammi da quelle di quercia. Allora, perché ti dice, sì, io puoi utilizzare tutti i tipi di legno, puoi utilizzare. Allora, facciamo sti cazzo di... Dossi. Che bellina questa casetta. Io inizio a spostarmi i letti, poi. Massimo, guarda. Okay. Dimmi. Sì, ecco i barili. Hai fatto i barili, perfetto, ottimo. Tolgo il vetro o... Cosa? Bello! Bellissimo. Ci sta. Io continuo a fare il pavimento. Ma quindi, si mette il vetro qua allora, ok, lo lascio. Abbiamo fatto... No, ma perché mettere le pressure plate qua? Mo entrano i mob così. Oddio, no, oddio. I zombie, si fanno i cazzi loro, cioè. Oddio, adesso, vabbè, mettiamo i pulsanti, vabbè, togliamole da qua davanti, via. Metti, togli, wow. Al massimo, aspetta. Olle. Boom, cestino. Godo che abbiamo il cestino. Si può. Madonna, una pecora, madonna, gli la prendo a pure. Ha bisogno di pecore? No, non fermo, no. Magari ci facciamo air farm. Ma Dr. Flame dov'è tutto ciò? E mi sa che ci sta cercando il lungo e l'arco. Ma... Sparito completamente. Serve un letto o... Ci abbiamo la volontà. Aspetta, forse lo vedo. È lui? Eccolo! Buondì! Ci abbiamo fatta. Ciao Doc! Doc è tipo Doc di Ritorno al Futuro. Olle. Mani in alto. No, io sono siciliano. No, cazzo, no, scappo. Io ho il potere del... No, guarda. Tu non dico niente. Hai il potere dell'iris. Io che sono genovese, il portafogli lo tengo stretto. Non voglio dare i miei soldi. Abbiamo i dinosauri qua. Dai, raga, dormite. Dormissimo. Dormite. Arrivo. Una bella dormita. Sono buttato l'acqua addosso. Quindi se qualcuno vuole clippare mi sono buttato l'acqua addosso. Madonna, Simone bagnato. Bellissimo, Simone fortunato. Riposo notturno in corso, addirittura. Riposo notturno. Riposo notturno. Doc, ma mi rubi il letto. Babba via. Bring bam bam bring bam bam bring bam bam bam. Ma belli i fiorellini così. Bellissimi, li ha messi armadillo se non sbaglio. O zenith, non vedo. Ma alla fine armadillo l'ha fatto il portale del Nether o... Sì, però l'abbiamo dovuto togliere perché spawnava nella lava, sì. Esatto, sono morto così io. Ho lasciato qualche macchia. Bello, complimenti. Ma bring bam bam bring bam bam bring bam bam bam. Oh, io faccio anche un bel... Così c'è un bel... Faccio anche un bel sentiero, perché sì. Si arriva dritto a casa. Ma c'è un... So che dice questo... Sì, c'è del cibo. C'è nella sezione cibo. C'è letteralmente il barile. C'è il barile. Con scritto cibo. C'è il barrel con qua. Scritto cibo, sì. Qua. Ma scusa, allora... No, niente, ok, no, cazzata. So vedere la cazzata del secolo. Vabbè, dai, ci sta. Che schifo di management. Vabbè, ma poi si aggiusta, tanto non è un problema. Dobbiamo spostare tutto dentro. Madonna. Cioè, dobbiamo spostare ancora, dai, tutto dentro, sì. Quindi non è un problema. Esatto. Ma sta casa, come sta venendo? Bellissima, mi piace un botto. Io ho fatto anche il sentiero per andare nella farm. Zanito mio padre. No, è Zenith un mostro, altro che. Guarda che farm. Madonna.
No, la sta, dirlo che ce l'ho sta duro. farm è fighi. Puoi. Cioè, devi, non è che puoi. Devi. Ce l'ho duro. Datemi un piccone delle torce. Io voglio fare una cosina, però. Piccone di mani. Vabbè, dai. Ma qua c'è il mercante. Picchialo, non lo uccido sempre io, che non vende mai un cazzo. Ok, fame di merda. Come si chiama quella canzone fichissima? Fugumpa, il Fugumpa. No, non questa. Qual è quella canzone strafica che usa pure Marcus Cron nei video? Cazzo. Ma... nei video di Minecraft, aspettate. Genere? No, è proprio è specifica come canzone. Ah, è proprio una che sì, se sì, la sì, sai, sì, la sì. sai, se no niente. Esatto, sì, è proprio molto, molto, molto specifica come canzone. Aspettate che mi muto, eh. Sì. Godo, l'ho trovata, sono fortissimo, sono veramente fortissimo, sono un genio. Il migliore del c'è mondo. C'è un mostro, cazzo. Ma sto parafulmini qua un po' in mezzo al cazzo? Godo, anche la musica di sottofondo. Me la faccio la lap dance. Solo che qualcuno mi deve dire se è troppo alta. Qui manco la sento. Non la senti? Anch'io per dire. Cioè no, perché ho la live mutata per quello. Prova ad attivare un attimo. Aspettate, sennò faccio io direttamente così. Ma no, non la sento io. Ah no, un pochetto, proprio poco. Che canzone è, per curiosità? Ok, si sente. No, è una canzone molto molto figa, a me piace un botto. Del 2016 dentro di YouTube. No, senti, abbandonato. Non mi metto a piangere. Lacrime. Olli, dovrebbe funzionare tutto teoricamente. Teoricamente dovrebbe funzionare tutto. Ho tolto un attimo la musica da Minecraft e che schifo, hai i capelli in bocca. Basso un pochino il volume. Dovrebbe sentirsi tutto, teoricamente. Se non si sente sti cazzi. Non si sente sti cazzi. Via. Ah, proprio sti cazzi. Perché Zenith? Perché Zenith è arrivato? Ah, ok, è tornato, allora, è tornato. Ah, pensavo avesse quittato Lago Duria. Il Lago Duria. Dove vogliamo andare in giro? Al Lago Duria. Ho craftato una canna. Una canna? Una canna. Da pesca? Una canna pesca? Sì. Oh, hai rollato. Ma ne avevamo un fracchiliardo di canne da pesca. E non lo sapevo. In realtà ne abbiamo una nella farm. Che voglio andare a pescare. Ah, posso una. Un fracasso, eh. Abbiamo veramente un fracco. Un tantissimo. Tantissime, una. Un bordello. One is meglio che zero. Come diceva un vecchio saggio. Armadillo. Armadillo. Madonna, armadillo. Armadillo. Arma. Simo, dammi del ferro. E non te lo posso dare, lo devi trovare un attimo nelle chest. C'è da qualche parte il ferro, sono sicuro. Ma è poco, sono tipo tre pezzi. So. Godo tantissimo. Mi sembra un po' esagerato. Godere, non c'è del ferro. Allulla. Minecraft. Minecraft. Qualcuno che sta guardando la live che non sta giocando a Minecraft con me in questo momento, può dirmi un attimo se il bilanciamento della canzone di sottofondo va bene rispetto alla mia voce? L'abbiamo pescato. Un altro pesce pagliaccio. No, stai bruciando. No. Oh, armadillo, grazie dei beat. Grazie. È necessario un aggiornamento.
In che senso è necessario un aggiornamento? Prima ti diceva client obsoleto, adesso ti dice che c'è bisogno di un aggiornamento. Che bello, si sta evolvendo piano piano il tuo Minecraft. No, ma su Minecraft è autonomo. Forse devo aprire il launcher. No, è l'applicazione Xbox che vuole un aggiornamento. Vediamo se apre il launcher. Ah, vabbè, allora niente, è tutto a posto. Ok. Cioè, al massimo ti dice... dei letti. Ah. Al massimo ti dice... Suca, coglione. Ciao, Ren! Ciao Ren, oddio, ti appare la scritta su Kakuyore. È tantissimo che non ti leggo, Ren. Come stai? Come stai? Come stai? Ma lo vuoi un Minecraft così? Ma penso che mi devi sucare le palle. Così a caso, senza senso. Ma troppo ridere che è l'unico con il full coat. Con il full ferro. Raga, l'ho trovato. Noi poracci, senza niente. Vabbè, raga, succede purtroppo. Oh mio Dio, ma che bel villaggi, villa. Posso parlare? Come, tutto a posto, tutto a posto. Ha riscattato Gone Beast, però non ha funzionato. Non so per quale motivo, Ren. Se mi dai un secondo... Se mi dai per... Vabbè, dai, ce lo doppi te, Simo. Che cosa? Ce lo fai te. I'm going to surpass you, Dad. Era bellissimo. Madonna, sono venuto. Succede. Succede. Leggi questo cartello così. Aspetta, che aspetta cartello? No, aspetta, perché se mi ha scritto che sono un coglione lo banno dalla vita. Aspetta, eh. No. Aspetta. Forse ha scritto di peggio, forse. Letto di Flame, si accettano tribù. Bellissimo, un bel buccache sul tuo letto, fantastico. Godo. Guarda che laggata che mi ha tirato. Ah, ma costa pagare. Ma costa pagare. Wow. Ma costa pagare. Incredibile. Dell'incredibile questa frase. Costa pagarsi un personaggio, bello. Costa farsi un personaggio? Perché dovresti farti un personaggio? No, una skin che non sia uguale a tutte le altre. Ah, ma certo! Il veleno per Cusco, il veleno scelto appositamente per uccidere Cusco. Cusco è il suo veleno, quel veleno. Non capisco di cosa tu stia parlando. Cioè, tu non hai mai visto le foglie dell'imperatore, sei pazzo. Esatto. Sei pazzo, sei veramente fuori di testa. Vergognati. Okay, tira la leva, Kronk. Tira la leva, Kronk. Cioè, devo pagare pure i capelli. Ma che crack. Un attimo che sto... Tipo Flame ha scritto un cartello adatto a te. Solo per te. Ho veramente tanta paura di quello che stai per dire. Io ho piazzato tutti i letti dentro casa, così possiamo... Madonna. Dormire. Simone Cazzi li gradisce. Non credo proprio. Sasso, dormiamo nello stesso letto. Io mi prendo questo blu perché sono da solo. Dai, vieni Sasso, dai. Insieme. Ren, ti posso chiedere un favore? Se sei ancora in live, puoi dirmi un attimo per curiosità il bilanciamento dell'audio, come si sente? Se è troppo basso, se è troppo alto? Ma che bella fornace! Una fornace custom. Zenith, perdonami, non è... abbiamo il tè. Zenith, perdonami, non è che ti odio, non è che ho tolto le crafting table perché ti odio, ma semplicemente perché ci voglio mettere da un lato la cosa del fabbro e dall'altro il tagliapietra. L'unica cosa che voglio fare non è perché ti odio, tranquillo. Ciao Mirko! Tra l'altro, ragazzi, una ma cosa che molto... Ma l'infame che non dorme? Non ne ho idea. Ah, è Dottor Flame, che coglione. Tra l'altro, ho una piccola curiosità su Mirko. Prima sono entrato in live di Mirko mentre che stava streamando e stava giocando a Minecraft. Tra l'altro gli ho scritto, se dopo vuoi passare, anche io gioco, anche noi giochiamo a Minecraft, quindi sì. Ciao Mirko, come stai? Allora, aspetta che tolgo questa. Il tagliapietra. Ma abbiamo un po' di carta per fare dei libri per l'enchantment table. Ce l'abbiamo già l'enchantment table, sta sotto nella farm di pesca. Sì, ma per le librerie, nel senso. Un po' di carta. Ah, oddio, ce l'aveva. Ah, sì, abbiamo la canna da zucchero lì, guarda. Se ti affacci lì. Ah, perfetto. Dietro. C'è la farm di canna da zucchero. Che possiamo ancora ampliare. Quindi, se la volete ampliare, ampliatela. Io non vi dico, non vi dirò mai di no. Vado a cercare altre. No, ma. Aspetta. Infatti, basta che ne distruggi. Basta che tolgo. Sì, fai così. Esatto, aspetta. No, perché ci conviene avere tanta... Se le vuoi spruzzare di bomb meal, c'è da qualche parte. Tutto bene, adesso sono io che mi rilasso nel mentre... Oh, grande, Mirko, grande.
Se ti fa piacere venire anche a giocare, cioè se vuoi chiacchierare su Discord, figurati, basta che fai punto esclamativo Discord e ti esce il link al canale. Esiste una miniera? Che io sappia, sì. Ecco, 22 di bombe. Ottimo, vai, vai. Ci sono anche delle ossa da qualche parte, quindi se vuoi... Allora, prendo dopo. Allora, taglia pietra di qua. Poi, non ho preso la cosa che volevo prendere, va bene, sono un coglione decerebrato di merda. Ci sta, ci sta, ci sta. Ma lo fa, Il calderone lo vogliamo prendere lo stesso? Cioè, ce lo teniamo secondo dentro me, casa? Secondo me, alcune volte, Simone... Cioè, secondo me, Simone, tu hai una doppia personalità. Perché? Che alcune volte esce... Perché alcune volte sei tutto tranquillo, a caso tipo cagati addosso. Cioè, sei proprio... Ma non so per quale motivo faccio queste cose, non mi chiedere perché non ho idea. È la verità. Ah, ok. Mi devo cagare addosso allora. Allora se vuoi sì, non ti dico di no. Cioè, non ti dico manco di sì. Quindi fai un po' il cazzo che ti pare. Ah, ok. Tu sei indifferente. No, ti uccido. Non è assolutamente quello che intendevo. Però ci sta. In game, uccido in game. Ah, ok, allora sì, dai. Possiamo giocare solo mentre sei online tu? Sì, perché non so come spostare il server su... Cioè, il mondo sul server. O almeno sì, so come si fa, però... Ci costa tantissimo e non conviene. Io non voglio fare il Realm. Non vuoi? Non voglio il Realm. No, vabbè, in realtà ci converrebbe avere il Realm, perché sarebbe molto più comodo per tutti. Però... C'è del pollo. Opa! Non è Java, è Bedrock. Non si può usare. Non si può usare, purtroppo. Sasso. Ok. Adesso lo faccio anche io, un letto, ci scrivo Simone. Bene, godo. Allora, devo fare anche io loro cartello. Ci scrivo sto cazzo, perché io sono... Suca. Vedi sto cazzo. Suca. So che ti vuoi giustificare, ma Suca lo stesso. Okay. Così a caso. Esatto. Olle. Ah, come sono bravo, mamma mia. Posso creare anche Bedrock, davvero? E come cazzo funziona poi? Come aggiungo poi? Fighissimo, se mi spieghi come si fa lo faccio. Così sposto questo mondo su Bedrock. Cioè su server. Però poi mi sa che devo ricrearlo da capo. Credo. Raga, ho fatto uno stack tra un po' e mezzo di canne da zucca. Ottimo. Minchia quanti libri che ci facciamo così. A voglia. Olè. Ok, via. Quando andiamo nel Nether? Mai. Let's go. Ciao Armadillo. Armadillo! Si vuole con la webcam. Ciao Giacobbo, tra l'altro. Ho fatto vedere la mia faccia un botto di tempo fa. Faccia reveal, sì. Madonna. Amore mio. Ciao! Arma, via... No! Sto guardando proprio. Aspetta. Fammi togliere l'armatura, wait. Se vuoi venire su Discord, vieni. Madonna, che drip. Però c'è un drip assurdo. Se vuoi venire su Discord, vieni. Senza alcun problema, Armadillo. Guarda che drip. Hai i pantaloni tra un po' in alto. Cosa vuol dire vieni su Discord? Mi sentite? Adesso sì. Sì, appunto. Sì. Ah, ok. What the fuck? Si è crashato tutto. Ha abbandonato la partita. Bene. Bello. Bene. Guarda, c'è il cavallino che mi annusa. Cosa annusi? Guarda che cartello ho messo qua. Che cartello hai messo? Salotto generale, bellissima la casetta di salotto generale. Grande, no, raga. Bloccotto generale, vero? Aspetta, lo cambio. Che bello che l'ho creato io, bloccotto. Bloccotto generale, via. Raga, qualcuno che viene a meno 32.376 che mi droppa acqua in testa così salgo? Faccio io. Vai. Oddio, mi si è buggato tutto. Let's go. Non posso fare manco più esc. Ma togliere il falò automaticamente ti toglie. E lo toglie. Che due palle. Ah, guardami. Cosa toglie il fuoco?
A che punto devo andare? Meno 32 adatto. Meno 32, 376. Serve tocco di velluto. Ah, non lo sapevo. 376, meno 32. Chi è che mi sta chiamando? Dimmi. Oh, che drip che c'hai. Guarda cosa sono. Un cretino. Così. Un pirata. Arr, sono un pirata! Te l'ho fatto anche C'è con la un buco webcam. dritto. Bloccotto C'è un generale. buco dritto, bloccotto generale. Madonna, sembra un orfanotrofio. Più o meno. Più o meno è quello, Animo. non è che. Pa 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 Sarò il numero di blocco. chi è che aveva tutta quella canna da zucchero? Questo qua. Le ho messe in cesta. Dove? Qua. Io la mia armatura sta per. Aspetta, qua su. Te la do io. Ma Simo, tu hai preso l'ossidiana? Sì, abbiamo 14 pezzi qui dentro, da qualche parte, sono quasi Simo, sicuro. ce l'ho io. Simo, Eccoli ce l'ho qua, io. eccoli qua, eccoli qua. Se mi puoi droppare un attimino della canna da zucchero, che voglio fare dei libri. Aspetta. Fatto tutto. Olle, grazie. Voglio fare un attimino i Ragazzi, io libri. direi che faccio tiro il nuovo. Chi è che. Tirato nuovo. Grazie. Qualcuno è precipitato. Ci sta, ci sta. Chiunque. Vado. Per caso è caduto. È caduto Dottor È Flame? caduto Zenith. No, Ah, no, è caduto Zenith. No, allora Zenith mi dispiace. c'è Zenith. Fosse caduto Dottor Flame, avrei goduto. È staccato in quel buco perché non so dove sia questo buco. Simo, io faccio il portale del Nether. Io e Luke stavamo facendo il portale del Nether. Fallo. Aspetta, aspetta. Fallo in una zona super in superficie. Così ci facciamo una bella casetta attorno. Molto carina. Meno Tipo. 32, No, ma un io ho un'idea point. fantastica per il Nether. Sentiamo. Cioè? Dove sei? Non Arma. posso dirla a parole. Sono qua, sono. Non puoi dirla a Meno parole. 176, 365. Non No, puoi è un dirla a design parole. del portale del Nether che feci anche Ah, lui. un design! Vai, allora vai, ti lascio carta bianca. Fai quello che Non ti pare. adesso, non abbiamo materiali. Vorrei Ah, usare sei al tipo. solito appunto? No, sono Ah, meno sei qua, 19. ok, ti vedo. No, raga, piango, mi manca. Mi mancano L'hai preso un po' pochissime. di cibo? Vediamo. Ma non esiste sto buco che dice Dottor Flame. Meno 32 non c'è nessun buco, non c'è. Per ora lo lasciamo così e poi vedremo come abbellire. Oh Cristo, aspetta, non mi trovo. Mi manca una libreria. No! Ma sì, ma perché l'ho fatta storta, mi sa. Luke, tu hai qualcosa in inventario? Sì, aspetta, troppo tutto. Mi sentite? Entra per vedere se non c'è lava subito, se moriamo subito. Raga, mi potete dare una mano? Zenith, puoi andare? Ti Cioè, do o solo qualcuno? il piccone di ferro. O qualcuno Vai, può andare un attimo c'è. nella farm di E pesca a anche le mele, vedere. perché le mie mele sono importanti. Ora piango. Qualcuno può andare un attimo nella farm di pesca a vedere. Se ho messo bene la disposizione delle librerie. Dov'è la farm di pesca? Vi dico se c'è della lava nel Nether. Cioè, se nel punto. C'è della lava nel Normale che Nether. c'è la lava nel Nether. Esatto. Avete fatto già il portale, ma come avete chiamato? Ho l'inventario pieno o sto laggando? Devo venire a Ma ci sistemare. stai un po' sul cazzo, ecco Devo perché non ti venire abbiamo chiamato. a togliere il portale? Non me l'ho detto. Muori subito, Luke? Sì, sono morto. Ma subitissimo, cioè non c'è niente da fare? Ma perché è collegato al punto che. Al vecchio portale? No. Eh sì, ma se lo fate vicino, sì. Sono 180 blocchi, mi pare, di distanza. Ma dobbiamo Quanto sei? distruggere il portale dall'altro lato. Ma tu guarda un po' che devo fare Ma io. muori Sono qui in questo. istantaneamente. Si dovrebbe Cioè, non ho andare avuto neanche il tempo che si Ma che soffocato. caricasse. È morto Dottor Dottor Flame Flame. soffocati in un muro, com'è possibile? Si è soffocato con la In gravel. questi casi Mi sa. Ah, ci ok. vorrebbe una pozione di fire resistance, oppure bisognerebbe andare in creativa Come per si vincere. faceva più la pozione di fire resistance che voi Dovrebbero le uscire pozioni? fuori dagli Oddio, con Allora, magma cream ci l'alambicco. serve. Ce l'abbiamo l'alambicco, Ed l'ho preso inventi. in Manco vuoi attorno un buco. Capisci dove mi hai chiesto Ah, buco? yes. Ah, yes.
Allora, non capisco la disposizione. Oh, Simone, il link di Discord dove lo trovo? Punto esclamativo Discord. Madonna, adesso che c'è sto punto esclamativo Discord. In realtà c'era anche prima, semplicemente l'avevo tolto, sono un coglione. Ah, bene, professionalità. Allora, io adesso non mi trovo. Ragazzi, cazzo. Io ho messo tutte quante queste librerie, però non mi trovo. No, servono elementi del Nether per fare la pozione per il Nether, quindi no. Che palle! Fire Resistance mi sa che servono i Blaze. I Blaze Rod, sì. Niente, o andiamo in creativa oppure togliamo il Nether e lo facciamo 180 blocchi. Lo, mi sa che O lo non, po facciamo. non posso manco me... Chi è Lo che mi facciamo. sta picchiando? Non po ah, mi hai picchiato? Mi hai picchiato? Vabbè. Lo facciamo sulla montagna. Minchia! Che Arno, palle. mi dai Godo. il piccone. Godo. Che è l'unica cosa che ho. Dov'è che sei? Sono qua. Quindi ti do questi e le tue mele. Grazie. Alle mele in realtà Madonna, le potremmo mie tenercele per mele. le robe Le mele. Non basta farle dopo. vedere. Le Bisognerebbe toccarle per vedere se son mele. Vuoi vedere le vere. mie mele? Ha? Andiamo a dormire. Non ho un'arma e ci Andiamo a sono uova. Ci dormire. andiamo a Facciamo la dormire. nanna. Ma c'è avete Come il cibo? letto? C'è avete? Il cibo. Io ho del buon maiale. Maiali! Mi Guarda, passa uova. cotoletta. La cotoletta. Ma lo facciamo un tetto a questa casa Detesto le o... cotolette. Ma no, dai, è bella la pioggia in Non casa. posso Ti dormire, ci sono mostri rotta. vicino a casa. Madonna, gli sfondiamo il culo. Dove Chi è cazzo che ha sono? rotto Ecco, lo zombie di la merda. C'è lo zombie Oddio, scusa, e. Luke. Chi ha Ce l'ha rotto la lasciato. mia? Simo, siamo senza tetto. Cioè, dico, dato che abbiamo la possibilità di Ah. farlo un tetto. Cioè, non dico Andiamo a assai. dormire. Senza tetto. Dormite. Aspetta, aspetta, voglio fare. Dormite. Aspetta, Ragazzi. voglio fare un tetto un po' scemo, aspetta. Prima Dopo ci dormi. pensiamo. Ma lo facciamo domani, cioè. Ma Sì, vabbè, dai. domani, vabbè. Di Domani? gioco. Aspetta, aspetta. No, domani, sì, dai. Si fa il Ah, giorno cazzo! dopo. Cazzo, ma mancano ancora dei blocchi di pietra qui. Qua ci sono ancora dei La blocchi. pietra. Simo, dormi, ti prego. Sì, scusa, scusate, raga. Vai, dormiamo. Olè. Madonna, c'è il mio cane che mi sta saltando, vuole le cocco. Ti sta assaltando. Chi è che non sta dormendo? Esatto, Sto cazzo! mi sta menando. Ma no, l'ho stocazzato. Non ci Perché mi credo. avete tolto il letto? Colpo di lag incredibile che c'è stato. Chi è che si è svegliato? Ok. Riposo notturno. Riposo notturno. Oh, ce l'abbiamo fatta. Oddio, mi ero buggato sottoterra. T'ho E visto. che ha il piccone diamante? Ma come l'hai messo Io. sta trapper? Così, così, Ti lasciala serve? così, lasciala così. Non Che devi è. fare? Che devi fare? Il Nether dobbiamo toglierlo. Aspetta, arrivo. Voglio fare un attimo voglio fare una bozza di tetto qui, Ma che senso c'è? Vediamo. Io entro e muoio. perché... Anzi... facciamo anche un secondo Sì, piano? Sasso, te entri e muori. Ma Un secondo allora non piano ci entri. penseremo poi. Letteralmente, neanche il caricamento. Vedi che muori e basta. Ah, Ah, ok. vi ho rubato una slab. Ah, beh, sì, Tacca in possiamo. mare, tia. Aspettate, voglio provare a fare un secondo piano. Ho dato un abbraccio al cactus. Bello. Io adoro i cactus. Gli do un abbraccio. Belli i cactus, mi fanno impazzire. Nella vita reale dico i cactus mi piacciono un sacco. Mo' bestemmio, A me piace il cazzo. No! eh. L'abbiamo fatta. Simo, ho fatto la burla. L'hai cacata Simo, lì. dai la cesta, Simo. Cosa? No, Lo faccio ma che io. cazzo è successo a sto fornace? voglio fare la scala. Perché non Sta funziona la fornace scala? c'ha le. Sta fornace c'ha le ali. La fornace ha le ali? Guarda. Ah, sì! Oh, ha un cappello. Oh, ha un cappello grossissimo o c'ha le ali? Sta facendo T-pose. Olè, funziona, ok. Sta Dovresti fare facendo dominante. T-pose. Fa vedere chi è Oh. il più forte qua. Una slab. Posiziona la slab.
Simo, mi dai la ceta? Accetta, perché? Dagli la ceta. No, perché non... Voglio vedere se ti piace la mia roba. Sì. Aspetta che salto sto... Aspetta, in realtà... Beh, mettimi una ceta. Cosa fai, Sasso? Un buco qua. C'è qua. Oddio! Un bugonks! Non funziona. No, non questo. Ciao. No. Che devo mettere lì? No, qui. Cosa fa? Che devo fare? Devo togliere la slab? Se gli mettiamo la lava sopra. Nel buco. Non lo so, in realtà. Scherzo, è il picco finito male. Boh, lasciala così. Qui secondo me ci stava la slab. Forse così. Guarda che scherzo è, più ora rubiamo il cavallo. Così forse è più carino. Posso provare a fare la mia? Vai. Ho rubato la scala. Oddio, e adesso? Che malvagio. Adesso vengo arrestato. Adesso vengo arrestato. Adesso adesso sesso. La giustizia mi... No! Sesso 2. No, state su Minecraft. Antimo, se vuoi venire, vieni dopo, eh. Tanto siamo pure su Discord. Posso? Faccio un balletto. Mi ha distrutto tutti i sogni, armadillo. Esatto. C'è una cercata assurda. Allora... Perché c'è un portale? Vedo un portale del Nether, ve lo devo distruggere? Sì, sì. Ma sì. Ma sì, dai. Così, giusto per gradire. Vabbè, però cioè, abbiamo il piccone in diamante. Ce l'ho io, per colpa di quel portale, io sono morto, Quanto avete abusato della farm di pesca? In realtà pochissimo, l'abbiamo usata tipo 3 volte. A proposito di abusare della farm di pesca, vado ad abusarne. Vai, vai. Più che altro ne vorrei abusare per potenziare questo piccone di diamante, perché così lo porto. Anzi, aspetta, fermi. Dobbiamo prima potenziare la farm di zucchero. Cioè, beccati sta fa. Ah, la farm di quella automatica. Ma raga, chi è che ha tolto tutte le canne qua? Che ce n'erano... Io perché ho fatto gli scaffali, le librerie nella farm di pesca, vicino all'enchantment table. Anche se ti devi cagare addosso. Mamma mia, io spero che un fulmine ti prenda in pieno, devono rimanere soltanto i capelli. Nel gioco. No, no, nella vita reale, fottiti. No, sto scherzando, ovviamente. Vabbè, avessi il quarzo, la farei automatica, serve per gli observer. Cosa? La farm di zucchero? Gli observer. No, gli observer. Gli observer. Boh, vabbè. Fantasma. Un po' così, dai. Sono fantasma? Che fa una torcata su. Ah, bella sta strada. Voglio vedere la scala di armadio. Abbiamo pescato un arrambicco. No, sto pensando ancora, fermo. Madonna. Goduria. Abbiamo pescato un alambicco, si possono pescare gli alambicchi. Quanto pare, l'ho pescato una alambicco ora. Ma fighissimo. Ma ne abbiamo già due, che cosa ci serve? Abbiamo 3 alambicchi. Abbiamo 3 alambicchi inizio game. Ma cioè... siamo fortissimi. I miei Madonna, qua si fanno proprio la sala delle pozioni. No, Armadillo ha quittato, via. Armadillo si è cacato il cazzo. Armadillo ha detto basta. Armadillo si è cacato addosso. Oh... Cavallo! Ma a fare il di... Cosa hai trovato? Un merluzzo, credo. No, sono caduto. Buoni merluzzi, buonissimi merluzzi, raga. No. Ragazzi, ci mancano 4... Ci mancano 4 librerie e abbiamo finito... l'enchantment table. Siamo in 2 che peschiamo a questo punto. Non credo lavoro. No, non lavoro? È... No, secondo me funziona. Lavoro minorile qua. No! Vabbè, raga. No! Solo per uno, l'altro no. Abbiamo finito la pelle. Sai che è arrivato il momento di uccidere il cavallo. No, non credo. No! Facciamo la farm di mucca. È vero, cazzo. Fammi sapere quando hai un po' di tempo, volevo parlarti. Che hai preso? Controlla. Boh. Non ho preso niente. Ma è caduta una lava. E 2 pesci abbiamo preso.
Sì, ma non siamo fortissimi, cazzo. Ma chi è uscito? Armadillo? Sì. Sai che è proprio crashato. Gli è esploso il... No, 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 sono qui un attimo che mi ha scritto Ricky Spritz, in realtà. No, 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 Armadillo. Ah, ok. Un altro pesce sarà. Oh, porca... Mi si è buggato il telefono, raga. Incredibile. Non posso più leggere la chat. Succede. A volte capita anche migliori. Infatti, per quello, per quello non capita a me. Mi è Blackout. Siete su Discord, cacato nel puzzo. Ma quanti messaggi mi sono persi? Sì, comunque siamo su Discord, nella sezione abbonati. Scendi in basso a tutto il canale Discord per trovare la sezione dedicata proprio a te che sei abbonato di questo canale. Così a cazzo. Si chiama il numero verde 843 66 77. Vai, chiama il numero ricevere maggiori informazioni. 1-2-3 stella. Chiama il numero 5-6-40-enta-unta-inta-69. Abbiamo pescato un libro. Davvero? Madonna. No. Suka. No. Bastardo. Che taffa. Vai su. Questa qui è la volta buona. Adesso qualcosa di epico. Questa è la volta buona. Qualcosa di epico. Dobbiamo incantare. Ragazzi. Dobbiamo incantare le canne da pesca. Dobbiamo mettere fortuna del mare. Ma sei fortissimo. Per quale motivo non ci ho pensato prima? Lo faccio adesso. È annegato il dottor. È annegato il dottor Flame. Da quanto godo. Mamma mia. Gode, ah, no. Ah, io non ho i livelli, no. C'ho solo un livello adesso che ci penso. Io ho 5 livelli. Non facciamo una sega. Dobbiamo farmare i livelli. Cosa? Cosa? Ecco, prossima farm di livelli. Farm di exp. Vabbè, alla fine la farm di pesca alla fine ti permette di farmare livelli, Sì, ma noi vogliamo più exp. Sì, noi. Ogni 2 anni. Esatto. Raga. Noi siamo assetati di ex. Raga, purtroppo. Oh, eccolo. Purtroppo. L'hai trovato? Un po' là d'acqua. Vabbè, dai. Sì. Non si butta via. Ma sì, mica incassatissimo. No, allora, dottor Flame mi picchia. È normale che io poi picchio lui. Allora, dai. No, cercare di picchia. Ma non sa che tu hai una spada in diamante con affilatezza 5. No, no, dottor Flay, ti uccido. Ti scasso di mazzale. Dottor, ti uccido. Dottor, ti uccido, non credo. Ho pescato qualcosa. Che cazzo ho preso? Pesce. Un pesce. Che merda. No, ma non rompere la scala. Lasciala così. Sei bastardo. Perché la stai rompendo? Un altro pesce. Perché è uno stronzo. No, allora, cioè, ci sta se mi dici che magari non funziona la scala messa così. Però fin quando funziona? Oh, chi stai parlando? Con Dottor Flame. Ah. Prova a salire la scala, perché qua funziona tutto. Oh, babba mia, Yosha! Ciao, Ale! Grazie mille del follow. Allora, A proposito di Dragon Ball, ma è già uscito il Super Eza di Goku 3? Yes, stamattina. Sì. Minchia, non l'ho visto. Vabbè, ma non è che ti sei perso tanto, Non è minchiata. Oh, esatto, è facilissimo da fare. Ma sono 30 livelli o... No, è uno solo. In realtà che devi rifare tipo 5 volte. Ti no, dà... 10 volte. Vabbè, dipende. Quindi dipende. Niente stone. Quindi niente stone. Bravissimo. Solo una volta. Li ammazzo. Solo una volta e 3 stone. Si devono... Madonna. Non mi esprimo che è meglio. No, no, vabbè, ma... Cioè, lo puoi dire che sono dei bastardi figli di puttana. Oh mio Dio! Bring it on, Gohan! Abbiamo pescato il mondo, un altro pesce pollo. Ale, benvenuto, o benvenuta, o qualunque cosa in cui ti identifichi. Mazza da baseball, Logo. Pallone da basket... Non ti identificare. Io mi identifico con Michael Jackson. Ma che cosa mi dai? Un fiore? Cos'è? Vuoi fare pace, dottor Flame? Mandi un fiorellino. Ma il segno di amore. No, mi ha picchiato col fiore. Adesso io ti denuncio per violenza domestica. Immagina stressare qualcuno con un fiore. Oh mio Dio, un'altra pesce palla. Bellissimo. Madonna, ma io toccalo. Sono proprio una palla.
Oppure semplicemente ciao, esatto. Però è poco divertente dire soltanto ciao. Esatto. Ciao, ti devi cagare addosso. Ti devi cacare nel puzzo. No, paca, non la quarta volta, la stessa denuncia. Denunzia, io ti denunzio. Ma cosa hai trovato? Raga, ma... Parole sagge. Quanto hai ragione, cazzo. Oh, ma babà, no. Mia, cos'è questo param? Ah, armadillo. Sono suscitato. Armadillo. Buongiorno. Ciao Antimuz. No, raga, è entrato Antimo. Raga, è entrato Antimo. Uscite tutti. Abbiamo le corse. Ok, possiamo uccidere la live. No, raga, è entrato Antimo. Uscite tutti. Che palle. No, io. Non mi è minimamente Antimo che oggi facevi la live su Minecraft. In realtà non lo sapevo nemmeno io. Ho deciso, tipo, mentre che stavo cenando, ho detto, vabbè, ma sai che cosa? Voglio giocare a Minecraft stasera. Ma che palle, di solito fai la live di Minecraft in venerdì. Io mi aspettavo che oggi facevi dopo. No, ma in realtà ho fatto una cosa, ho fatto veramente un volo pindarico enorme. Perché ho detto, allora, la cosa di Pokémon è finita. Magari mi mancano soltanto da catturare i leggendari. Quindi venerdì mi faccio una live velocissima dove catturo tutti quanti i leggendari. E poi ho messo nella programmazione che al posto di giocare a Pokémon gioco a Minecraft. Sì. Quanto è complicato parlare in italiano. Sì. Madonna santissima. Quindi domani in Minecraft? No, domani è... Domani che è? Domani è? Venerdì? Venerdì. No, domani è... Pokémon. Così Pokémon finisco di catturare... Così finisco di catturare il leggendario. E poi se avanza tempo Minecraft, ti dico. Sì, se avanza tempo sì, se no... Ci sono forse, no. Ragazzi, madonna, ottimo, ragazzi. Che peccato. Mi è piaciuto come ho ordinato quel minimo di chest. Oh, godo, ragazzi. Abbiamo rifatto tutto, in realtà. Vabbè, giornata. No, dai. No, armadillo, perché mi stai distruggendo la scala? Perché ti odio. Perché? Ma l'avevo fatta funzionare. Voglio farla bella. Però ci tengo della bislazzuli. Mettili nella chest dell'enchantment. Allora. Ma dopo la lambicco non abbiamo pullato niente. Simo, lo stai installando. Sì, Yu-Gi-Oh. Qual è Yu-Gi-Oh Zenith? Così lo metto a scaricare. Ma non abbiamo il retail. Master 2, non abbiamo il Steam. Cavolo, sicuramente più cinico di Simone. Cavolo, sicuramente più cinico di Simone. Vabbè, giustamente. Oh, che bello il mio letto. Mi segni subito lo spawn. Antimo, oggi ho finito di fare il DLC di Scarlatto e Violetto, tra l'altro. Bene, ho anche catturato. Quanto tempo hai speso? Ho anche catturato Pecerunt. Si è divertito con i polli. Un cazzo, fa cacare. Fa tutto schifo quel DLC. Bravissimo. Fa tutto... L'unica cosa bella, sai cos'è? È la lore di Pecerunt. Sai qual è la... Vai, di. Allora io parlo di te. Ok, l'unica cosa bella del DLC è la lore di Pecerunt e di Oglethorn. L'unico problema, la lore sta su YouTube, non sta nei giochi. Quello è vero, è una stronzata. La parte più bella di tutti i due DLC sono gli ultimi 10 minuti dove devi catturare Terapagos. Fine. Come è successo con la storia principale di Scarlatto e Violetto, tra l'altro. No, Terapagos è una stronzata. È il leggendario che ha rovinato. Allora, a me è piaciuto in realtà tutto quanto il build up di entrare nell'area zero, nelle profondità. Però è praticamente hanno copia e incollato la storia. Perché c'è il mio cavallo dentro casa? Perché c'è il mio cavallo dentro casa? Avevano detto che c'è un nuovo coinquilino. Sì, però dov'è finito il laso? Dov'è finito il laso? L'ho messo nella cesta. Quale? Ah, è quella. Hai cambiato skin? Sì, sì, ho messo Johnny Silverhand. Senti, ce l'hai il cibo, non so dove sta. Dove deve essere messo. Domani mi metto Johnny Silverhand. Cioè, questa è una bella scala? No, aspetta un attimo, ci sto pensando ancora. No, ma in realtà lasciala così, ci mettiamo dei barili, oppure ci mettiamo un falò qui in mezzo. No, raga, in mega rissone. Aspetta, in realtà... Io proporrei invece di fare un sottoscala. Anche sì. Proporrei di fare la nanna. Vero, raga, andiamo a dormire. No, chi è che... Simone, togliti, il letto blu l'ho fatto io, è mio. Me ne sono appropriato io. Per questa notte dormirò io qui dentro. Me ne frega un cazzo. Va bene, sei cattivissimo. Sei cattivissimo. Il letto è personale.
A proposito, comunque, dove avete messo il cibo? Che là fuori c'era una cesta strapiena. Nei barili che sono in fondo, nei barili che sono in fondo alla casa. Ok, ok. Allora, aspetta. Che cazzo c'è? Dottor Flame, Dottor Flame fa il sesso. Raga. Dottor Flame vuole fare la speedrun al ban. Ragazzi, ma perché sono finito sotto la trapdoor? È normale, normale. Ah. Una cosa tipica. No. Questi sono i minerali. Raga, dormite. Chi non dorme si caga addosso. Chi non dorme automaticamente è stronzo nell'anima. Chi non dorme non piglia pesci. Dorme, non piglia pesci. No, chi dorme prende il mio. Cioè, molto semplice. Io proporrei. No, perché avete tolto le trapdoor? Chi ha tolto le trapdoor? Boh. Vabbè, raga. Sicuramente un troll. Io No, dai. No. Dai. Smettetelo. Perché tengo gli attrezzi in pietra? Io mi dissocio. Bravo. Io proporrei comunque di utilizzare lo spazio che sta qua. In teoria sì, si può utilizzare. Anche. Aspetta che aspetta che voglio fare un muro portante qui. Bravo, e qui sotto ci facciamo un sottoscala con grazie. Simone qua, guarda. Dimmi. Qua dietro. Dove? Qua dietro. Dove sei? Qua dietro, ci facciamo un piano sotterraneo. Vedi. Ah, ok, vero. Ci sta anche la finestra. Quindi. Ma siete dei minchioni? No, sei tu, lo sai. No. Cosa no? Una di noi, Winx. La tua mano non è là. Se tu lo vuoi, tu lo non sarai. Credo che facesse così la canzone. Comunque, vabbè. Perché? Zenith, dove sei, Zenith? Dove sei, Zenith? Meglio. Zenith. Però alle scale, voglio iniziare a mettere. Oddio. Ma posso fare una domanda? Sasso non va il cestino. Com'è non va il cestino? Si è rotto il cactus. No, avete rotto il cactus. Zenith, vieni qua. Qua, tieni. Teresa, signore, esimio. Vada. Ma sì. Perché ho due crafting table nell'inventario? Ah, ma perché ti piacciono molto. Chiedilo a te stesso. Ma perché te sei più fast nel costruire? Chi è che mi ha picchiato? Ho trovato un osso. Dottore Fiamma 75. Per portare un'accetta, per favore. Un'accetta. No, però non va bene così. Così non va bene, purtroppo. Deve essere. Raga, non mi dite niente. Io vado a cercare un pochino di animali. Mi serve della pelle. Ci vediamo. Ciao, ciao. Ammazza i cavalli. Ciao, dottor Flay. Perché te ne devi andare? Non deve andare. Come mai? Perché hanno infame. Perché ci ho arrivato io. Mi dispiace. Colpa mia. Vengo anch'io, Fimo. Ti aiuterò nella ricerca degli animali. Ma per forza. Non lo dico. No, ma non lo dico per scherzo. Ma che animali cercate? Okay, le mucche e i cavalli. Rimango a guardare la live, ma non posso giocare. Va bene. Super coloso, super cremoso, vaniglia, ciocca, ciocca, vaniglia. Raga, io ho preso le zucche. Ciao. Ok. Oh, grazie Simone che hai preso le zucche. Prego. Ma l'abbiamo... No. 7,40€ la prossima volta. Hai tolto il portale del NN? Sì. Mi dà l'Armadillo, fa una bella sub. L'Armadillo fa una così a caso. No? Una piccola scaletta. Ironicamente mancano due sub alle 60. Simone, non mi provocare, Simo. Io mi ricordo ancora i vecchi tempi in cui Simone era vicino alle 100 sub. Vabbè, dai, ci sta a febbraio. Sì, a febbraio è arrivata a 80 e qualcosa di sub. Dai. Ma perché? Ma l'ossidiana? L'ossidiana è in una delle chest. Sicurissimo. È nella chest più in basso. No, non credo proprio. Non la vedo. Non credo proprio. Hai preso le zucche perché vuoi colmare la tua zucca vuota, sì.
E lo credo bene. Esatto. Bellissima la citazione, lo credo bene. Bellissima. Lo credo bene. Non lo accetta purtroppo. Sai che lo diceva e lo credo bene? Chef Tony, sì. Miracle Blade, Miracle Blade. Esatto. Ecco, poi Miracle Blade. E lo credo bene. Non mi ricordo come faceva. E lo credo bene. Uno shout out a Marco Merrino che ha fatto la recensione di Miracle. È una cosa buona. No, vai, dimmi. Ma quanto sono i cartelli? Perché non ti puoi aggiungere quella? Come? Ritrovo della natura questo. Non puoi aggiungere quella mod che permette di ordinare le ceste. Non c'è su Bedrock. Ragazzi, per piacere, fate una cosa tutti. Premete E, vedete se avete dell'ossidiana nell'inventario. Se ce l'avete, ce l'ho. E c'è qua un geode di ametista. Un? Un geode di ametista. Bellissimo. Un geodude. Un geodude. Che tu hai trovato shiny. Che fai cacare. Grazie. Con l'ametista possiamo farci la... il cannocchiale. Ti fai un bel dildo e poi... ti fai un bel dildo viola e poi te lo ficchi nel culo. Simone, dove prrrr è la... l'ossidiana? Non ho capito l'onomatopea, scusa, devi ripetere. Brrr. Ma sta in qual... sta in qualche chest, sicuro. Ce l'ho posata io prima. In qualche barile, controllo. Cioè, raga, ma... possibile mai sono finite tutte quante le mucche e i cavalli di questo mondo di merda? Quanto pare. Eccola un'altra mucca. Ecco un cavallo. Ma trovo un botte di pesce. L'ho trovata. Eccoti, grazie. Dammela. No, c'era anche un cavallo piccolo. Bravo, ma se metti l'ossidiana nella cesta della carne, così mi spacco i denti. Quando... Bello, trovare una trapdoor nella farm di pesca. No. Ragazzi, fate una cosa tutti, fate alt F3 così vedete le coordinate e poi F4 e alt così screenate. Mamma mia, ma sei divertentissimo. Sei divertentissimo, Dr. Flame. Che cosa ha detto? No, ha detto fate alt F3 per vedere le coordinate e poi alt F4 per screenare. Senti questa. No, ma è peccato che loro stanno da PlayStation, quindi non possono farlo. Esatto. Sentite questa che non fa ridere. Anche perché siamo su Bedrock, quindi non si può fare sta cosa. Esatto, a parte che le coordinate ce le vediamo a schermo, quindi vabbè. Esatto. Giustamente. A proposito, qualcuno ha un piccone con fortuna che vada a raccogliere del ferro? Ancora non si è fatto nulla. No, ancora. Raga, ho trovato il bioma dei ciliegi. Ragazzi, mi serve una cavia. Una cavia, venga qui. No, raga, ho trovato il bioma dei ciliegi, che bello. Qual è il bioma dei ciliegi? Oddio, quello con gli alberi rosa. Quello con gli alberi rosa, sì, che bello. Ok, adesso te lo metto tutto nel di dietro. Perché se metti... c'è un name tag. Se metti... sì, ho trovato io ieri. Se metti i fiori di ciliegio in una determinata posizione formano qualcosa che non posso dire. Bel serve cazzo. Una cavia. Qualcuno disposto a sacrificarsi? Ma che per cosa? Sacrificarmi a che cosa? Per il nether, per vedere se il nether è pulito. Sennò ci vado io, ci vado ah, io. Dai, ci faccio come al solito io. No, ci dai, vado sola, io. Sola... ho detto e ci vado allora, io. Va bene. Scusa, dai, va bene, ho capito, scusa. Meno 174, 95, 470. Perfetto. Allora. A che servono gli animali? Spero che sia... per fare il sesso. Volete fare la macchina? Ma che cazzo? Madonna, ma quanto è bello il mio cane. Vieni qua, Teddy. Ah, morto. Chi è morto? Boh, però c'è un pollo qui. Oh no, però così nascondo tutta l'interfaccia, no? E noi non vogliamo questo. Dico, ti piace pescare a quanto pare? Molto bello pescare, sì, mi rilasso. Io mi sa che vado in montagna e prendo il ferro. Vai. Così ci facciamo tutto di nuovo l'armatura. Perché sento dei mob nelle vicinanze. Può essere. Faccio la cavia di me stesso, via. Che hai trovato? Allora, un pesce del cavolo. C'è una grotta qua vicino. Dov'è il portale? No, troppo tardi. Culo. Sto morendo. Godo. Ragazzi, una domanda, ma sentite i rumori di Minecraft adesso? No. Dal mio microfono, dico. No. Niente, si è a posto.
Si è connesso allo stesso portale del... Ma puoi venire dove sono io, per favore, che sento rumori di mob e non capisco da dove vengono. Se mi date un attimo le coordinate di casa, perché mi sono perso, grazie. Meno 670, 84, 170. 170, io sto a 1000, minchia. No, 370. Sasso, vieni un attimo, ma io sento gli scheletri e ragni. Pure io. Ragni, sono serpenti, scorpioni e zanzare. Se io faccio la spia, che io possa crepare. Le bocche! Chi è che si è fatto saltare? Oddio. No! Non mi dire che stavi vicino casa, ti prego. Eh no, si è fatto un buco vicino a casa, non ti vedo, tutto a posto. Ma la casa è rimasta intatta? Sì, sì, sì. Non Madonna so Santa, come... Però Madonna Santa, lo spavento. Dio spavento. Mi sono spaventato pure io non so come. Ma di nuovo il mercante. Il Vucumpra. Picchialo dalla pelle, dalla pelle, dalla pelle. Uccidi tutti lama, veloce, veloce. Dammi. Domani che si fa? Fai punto esclamativo che si fa. Non sto scerzando. Quelli che non ho preso il guinzaglio mai normalmente le mucche. Vedeteci una torcia perlomeno. No, c'è una mucca. Sta cosa qui che non possiamo più andare nel Nether perché abbiamo... Ah no, è vero, è per oggi. No, domani si fa, si finisce di catturare i leggendari su Pokémon Platino. Così chiudo la serie di Pokémon Platino e poi ci possiamo dedicare ad altro. Anche perché adesso nella programmazione... Beccati una caramella. Anche perché adesso nella programmazione settimanale ci ho aggiunto Minecraft al posto di Pokémon. 370? Sì. Sto arrivando, perché se non muoio. Sto arrivando così dormiamo. Tanto morirà. Raga, preparatemi il recinto veloce. Ah, cioè. Grazie. Vieni, ti preoccupare che sono i bambini. Ma no, sei morto per colpa di quello. No, ho messo le cose nel barile. Metti pure le cose. Oh merda, creeper. Cioè io ho beccato l'unico cavallo che non corre. Vieni qua. Che non corre, ti giuro. Insomma, Simone ha portato un regalo per te. Della pelle? Sì, ma è proprio il tuo cavallo. Ancora meglio, una farm di pelle. Metti le cose nei barili, entra nel Nether e cerca in tutto. Guardami. Tappare i buchi. Aspetta, dove è il buco che ho fatto? No, non ho blocchi, aspetta. Cosa Sasso? Dimmi cosa Sasso. Oddio! C'è un creeper. No, il creeper è esploso. No, dove? Dal portale. Perché sta laggando il server? Sta laggando. Esatto, sta laggando un casino. Vedo il creeper che si muove da un sacco. Cioè, tipo, rimane bloccato, poi si teta a sporta. Me... Oddio, sento la mucca di Minecraft. A me sto cercando di... Ma dov'è il creeper? Io sono tutto buggato. Ma io non sento un cazzo, raga. Raga, ma che è che... Solo io laggio. Porto anche una pecora. No, ragazzi, villager zombie. Picchiali, uccidili, sgommali di mazzate. No, non ho capito dov'è. Un creeper lì, seriamente. Ma dove sei? La roba, aspetta. Tanto portatela a casa. Ah no, sì, la metto nel tuo barile. Serve la trinità. Dove sei? Qui sono. Okay. Oddio, cos'è questo? Il cannocchiale! L'ho droppato! Anche il barile. Hai fatto un cannocchiale per il tuo. Lo faccio. Oddio, c'è una SP Joker, c'è un coso. C'è una SP Joker. C'è Joker. Uno youtuber cade quando un Joker si siede. Chissà come mai. Simone, bisogna piantare il grano, fanculo le bababiete e fanculo le carote. Lo so. Perché vuoi fare la farm dei villager? No, a parte quella. Ci sono le mucche. Cioè, abbiamo. Aspetta. C'ho il grano da qualche parte. Luke saluta con la mano. Ciao Luke. Ok, sono morto godo. Sì, no, ciao. Sei morto godo? Godo? No, sì, perché. Oh, Arma, ti metto qua la roba. No, tranquillo. C'è tanto. Devo no, niente. No, le ho già copiate. Ma ci sono i kit in questo server? No. Ci sono. Oddio, i diamanti! Ciao Zenith! Mettili nella chest di casa. Aspetta, ce li metto io. Ciao Zenith.
Grande, 4 diamanti, grandissimo Andiamo a Zenith. dormire. La roba nel barile. No, raga, non andiamo a dormire. Raga, non andiamo a dormire. Io devo andare a uccidere un attimino gli scheletri. Mi servono i cosi. Cagati addosso, vieni a dormire. Massimo, ci sono i Ratisk. cheat? No. Ok. Tanto droppano le stesse le ossa se ti No, perché sembrano quelle. abbiamo fatto una cacata incorreggibile. Cioè? Non possiamo più andare nel Nether perché ogni volta che spawniamo, speriamo nel portale che abbiamo fatto dall'altro lato, è immerso nella lava. No, non l'avete chiuso, davvero. Quale sarebbe casa? Non ho capito niente, che è successo, raga? Abbiamo fatto il Nether in un punto in cui è ricoperto di lava. E ora ogni volta che proviamo a entrarci moriamo. Ma dobbiamo farlo molto lontano da casa, allora. Così cambia lo spawn. Sicuro cambia lo spawn. Sì, ogni 300 blocchi Bene, che nell'overworld facciamo? sono un blocco nel Nether, mi pare. Ci siete? Perché ero crashato, raga, perdonatemi. Ci siamo Siamo capito. dentro. Simo, mi sa che l'unico modo per accedere al Nether è cittarci una pozione di fire resistance. Il problema è che Ma non lo possiamo scusate, fare. Non ci sono i cheat in questo mondo. Ah. Un cartello molto funny. Quale dei due? Letto uno, non so qual è l'altro. Cagate addosso? Sì. Ok. Vedrò uno. Non c'è nessun modo per andare nel Nether. Raga, mi mancano due librerie. Mi mancano ufficialmente due librerie. Si può andare in modalità spettatore? Si può andare? In modalità spettatore, no. No. Credo che non esista nella No, Bedrock non una sono modalità due, sì, però. spettatore. Quanto copiano queste merde? Sì, raga, Non fanno. mi mancano due cose. Due librerie. Ma Zenith ogni volta fa cambio di skin incredibile. Un modo ci sarebbe. Sei pelli. 18 pezzi di carta. Che sono 18 canne Facciamo da due golem. zucchero. Io ho 3 pelli adesso. Li sto raccogliendo man mano che esploro. Ma c'è uno snow golem. C'è uno snow golem. Qualcuno l'ha Qualcuno l'ha creato. creato. L'ha creato Mazza di qualcuno. nana. L'ha creato qualcuno con le zucche che avevo portato. Che Bene, carino. mi tesoro di zucche. Che carino. Andata. L'ho fatto io, che L'ho fatto carino. io, Ma bravo, questo mi sa prendete. che mo si scioglie, no? Sì, mu No, muore, non si questo è il scioglie. problema. No, non si scioglie. Cosa? Chi è che sta Muore sotto nel... si è fatto nel Nether o nelle zone calde. Qua è Ah, diverso. rimane. Ottimo. Allora ce lo teniamo. Carino. Mentre rinchiudolo ci facciamo una palla di Oh! neve. Abbiamo guadagnato un gancio a filo. Che figo. Non so che cazzo ci possiamo fare. Ma Posso Maddy ha provato a portarmi. usare la L'ho lava. trovato io. No, raga, ma Luke. Ah, buonanotte Mirko. E buonanotte Tony. Buonanotte. Io avevo detto, Grazie di essere ragazzi, passati, sto raga. Grazie mille. concentrato. Ma se tipo andiamo tutti nello stesso momento nel Nether, forse ci bugghiamo. Non credo che funzioni Non questa cosa. credo. Moriamo tutti, facciamo prima così. Sì, li resettiamo in mondo, facciamo prima. In realtà potrebbe funzionare. Perché dobbiamo resettare il mondo per l'ennesima Ho trovato volta, un raga? Vi villaggio. prego. Possiamo fare una cosa. Non lo so. Copiamo il seed e lo Sì, ma dovremmo rifacciamo. ricreare Se, tutto dovrei, quanto. dovrei. No, per più che altro andare in creative e su un altro mondo. Cioè, copiamo il seed, creiamo un altro mondo con questo seed. Andiamo in creative e vediamo quanto lontano da noi dobbiamo creare il portale per cambiare lo spawn. Simone, io ti sto. Ho 4 pelli. Potrebbe funzionare. Luke, vieni un attimo con me. Ok, ho Posso 6 pelli, andare? Simone, ma. Io ho, Sono qui, ho, ho, sono qui. anch'io, ho anch'io 4 pelli. Vado, Ho anch'io 4 pelli. Adesso mancano soltanto le canne da zucchero. vado. Ok, vado, se riesco a trovarle in giro. Mi Comunque, serve un'altra secondo cavia, oltre Luke. me. Questo sia il villaggio Io no. esplorato da Lo Vanilla. sai. Qua di te. Un secondo che metto la roba nel mio baule. Olè, Sì. Non mi detto, ho antimo, trovato tutto il villaggio. antimo, mi sa che ho. Tu. Stai No, dormendo, mi sai che? servo. Mi sa che ho. No, Come? scherzavo. Siamo spawn. C'è una pozza di lava, cioè, per quello. Esatto. È tipo un fiumicetto di Posso lava, venire un attimo attimo? con me? Ho tutte quante le canne da zucchero che Allora, servono. venite con Mi me, passi un sì. attimo la pelle così proviamo a fare questi cazzo di scaffali e ci incantiamo qualcosa. Anche Il se problema è che non posso perché al momento. Ma scusate, ma. Ok,
Ma armadillo, quanto tempo fa è venuto al villaggio? Perché io trovo ancora dell'exp e della roba in giro. Boh. Antimo, mi serve la pelle. Dobbiamo andare tutti insieme. Magari il tempo che arrivo. Che... Vai, andiamo dal villaggio. Magari uno si salva. Tanto non abbiamo abbastanza exp per avere le cose incantate di livello 3. Siamo morti tutti? Grazie. Morto il server. Zucca intagliata. No, non è morto il server. Sicuro? Sì, funziona. Siamo tutti morti. Siamo tutti morti. Perché a me non faccio né prendere danno né... No, siamo tutti morti. Palle. No, a me funziona tutto. Mi si è buggato. Vedo. Ok, si è ripreso. A me non fa molto problema. Vabbè, andiamo proprio un sacco lontano di andare. Vediamo se si connette ancora. Vabbè, dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo fare così. Andiamo lontani. Creiamo tipo una stradetta. E facciamo il portale del Nether nella bedrock. Esatto. Minchia quanta neve che abbiamo. Ecco tutta la neve che ci sta sulle montagne. Ma questo è... Dobbiamo chiamarlo Johnny. C'è una name tag, però non abbiamo l'incudine. Ah, cazzo. Voglio provare una cosa. Lui è Johnny. Ok, Simone, ora arrivo. Sto portando un bel po' di pelle. Ok. Una take, oddio, come avete tolto la testa dal golem? L'acetoio. Che carino. Che cosa sta. Che strano che è, senza niente. Allora, lo sapevi? Se usi i sui golem, si toglie la zucca. Ragazzi, l'unica soluzione è fare il portale di Nether lontano 1000 blocchi da qui. Ah, ok. Dobbiamo farlo per forza. Che non avete distrutto il precedente Raga, mi serve la pelle. Io non mi porto potete. Niente, così almeno mi sacrifico. Simone, un po' di pazienza. Possiamo provare a fare una cosa, tipo... Simone, sei un po' impaziente, Se riusciamo ad uscire e rientrare nel mondo, abbiamo tipo quel momento di invincibilità. No! Sì. Sì, ma non credo che sia quella la soluzione, cioè... Non penso proprio, no. Neanche io. Cioè, per quanto mi intrighi l'idea, per carità, ma non credo che sia quella la soluzione. Credo che dobbiamo spostare il portale. Io non lo sapevo. Ho tutto dalle carte. No, no, ma ragazzi, ce ne stanno tre, non vi preoccupate. Tanto quelle bastano e avanzano. Tanto le canne soltanto a quello ci serve. Voglio provarci. Quanti te ne servono? 3. Oddio. No, sono caduto dalle vacche. Sei caduto dalle vacche. No, le vacche cadono. Aspetta. Simo, tu vuoi venire in montagna? Ho fatto gli scarpini di pelle. Simo! Che è successo? Dammi il lazzo che sono scappati due. Di mucche? Sì. Vabbè, vabbè, raga. Uno è qua, sta scappando. Ma perché? Devo venire chiusa apposta. Ragazzi, venite con me. Sono caduto. Tra le mucche. Ho tolto letteralmente un blocco, sono partite tutte, cazzo. Raga, ho ufficialmente chiuso l'enchanting table, possiamo fare gli incantesimi di livello 30. Bene, fammi vedere se riesco a mettere piccole di ferro con fortuna. Antonino, perdonami. Ce l'abbiamo della chiaia o della felce, perché non so dove più la... Che succede? L'acciarino. Ah, forse l'ho lasciato di là. Venite con me, Luke. Ah, sei rimasto chiuso. Arrivo, dove sei? Sempre al portale del Nether. Lo tolgo. Non è che non ho ex. Lo rifaccio 1000 blocchi di distanza. Qualcuno si è preso la canna da pesca che stava nella farm? No. È nella mia chest. Perché no, lo sto usando io. Mi sono dimenticato di metterlo. Sull'efficienza. Sull'efficienza 1. Sentite, dove sta la mola? Ciao, Zenith. Dove sta là? La mola. Cos'è la mola? Ah, il tagliapietra. No, il tagliapietra è un'altra cosa. La mola è per disincantare. Come cazzo? Ah, ecco. Vabbè.
Ah vabbè, ma potevi anche non darmela perché l'ho creata un'altra, tienitela questa. Oh raga, ha del cibo, qualcuno ha del cibo qua tra noi tre? Cioè, se vai in, se vai in casa, se vai in casa, se vai in casa c'è una chest piena di cibo. No, che stai andando al portale, sto per quello. No raga, no raga, ci sta, no, non ci credo. Ci sta il pupazzo di neve in casa nostra. No! Perché c'è il pupazzo di neve a casa nostra? Vuole farci compagnia, vuole dormire con noi. Comunque il zombie è Creepers. Ragazzi, il pupazzo di neve muore se non gli mettete un blocco di neve in testa. Scusate, ma questa me la prendo. È meglio se sta vicino al tavolo dei enchant. Madonna, abbiamo il mazzello scheletro. Abbiamo dei lapislazzoli. Madonna. Io picchio il pollo. No, nel barile. Sì, era nel barile vicino alle achievement. Ma quanti? Sotto. Ne abbiamo quanti? Bring it on, to one. Uno stack e mezzo, forse. Ah, ottimo. Non sono sicuro. Voglio farmi un pochino di expa, anche se è poca. Oh, efficienza 1 e indistruttibilità. Vabbè, ma se fai il primo... Antimo, non ti conviene fare il primo livello, cioè ti conviene farmare un pochino di livelli. Bring it on, voglio sperare in fortuna. Ok, andiamo, dai. Oh, indistruttibilità 2 come il livello 8. Questo qua me lo devo prendere, a me ne è già qualcosa. Come livello 8? Livello... No, nel senso mi servono 8 di exp. Oh, babba mia, mi ha dato un obiettivo. Sono fortissimo. Ti sei preso tutti i lapislazzoli? Forse. Se mi lasci un attimo i lapislazzoli, provo a incantare anch'io. Oh, babba mia, cos'era questo verso? Ah, ma è Antimo che sta giocando vicino al microfono. Ho sentito lo zombie che moriva. Ah, sì. No, e io. Perché prima, fino a ora non si è sentito per quello. Ho sentito il rumore dello zombie. Ho detto, ok. Fino a ora pensavo che non si sentisse. Quindi pensavo. No, infatti non si è sentito niente fino a ora. Okay. Poi a un certo punto si. Mi ha fatto molto ridere. Antimo è diventato uno zombie. Antimo nel suo sì. Oh raga, c'è cresciuto l'albero di ciliegio da vicino casa. Simo. Dimmi. Madonna. Oh grazie. Ok, ho del grano. Dove stanno le mucche? Dov'è la grana? Ho 3 soldati che mi stanno seguendo in missione. Dove stanno le mucche, ripeto? Non ne ho idea, non le ho toccate proprio. Ah, io con 15 con 15 livelli c'ho fortuna io sul piccone. Una minchia, ma quello di diamante o quello di ferro? Di ferro. No, diamante. Diamante. Sì, anche diamante. Però è fortuna 1 e non so quanto ci convenga. Vabbè, sempre meglio di niente se ci pensi. Il problema. Un livello c'è... per meno per prendere meno di ora ragazzi, c'è ancora in mezzo. C'è una farm che dà exp a livelli bassi. La farm di pesca oppure la farm di il mob spawner ci starebbe. Il problema è trovare il mob spawner. Si può craftare? Vabbè, cioè, si può creare. Vabbè, quanto è complicato però craftarlo? Una stronzata, per me che servono tanti materiali. Tipo? Happy zombie! No, puttana. Skippa, Zenith. Madonna! Direi che lo facciamo qui, no? Quanto manca? Villaggio! No, l'hanno già esplorato. Sono vedere cosa esce più piccone. Esci qua, va bene qua. Però ci sono le zucche. Lo facciamo il villaggio, vai, vediamo se è abbastanza. Allora, lo fai tu e c'entro io. Ok. Stasso si sacrifica per un bene superiore. Sta qui la prova di... Ha aperto pietre! Mi chiamo cagato addosso.
Vado un piede un po' di terra così a cazzo. C'è il golem. Bello sto piccone. Efficienza 2, indistruttibilità 2. Oddio, un gatto. Madonna. Parapapaparappa. Oh, ma qua c'è un botto di grano. Ragazzi. C'è? Ci sono le e-bail qua. Guardatele in fondo. Oh merda. Che figata, raga. Mi è appena arrivata una notizia fighissima che non vi posso spoilerare, però vabbè. A fine live forse vi dico. Vedete come. No, no, fai una cosa. Ce lo dirai... non a fine live, ma lo direi soltanto a noi che siamo su Discord. Io quello dico, no. Stacco la live, ve lo dico. No. Ah, ok. Bellissimo, raga, era una notizia fantastica. Però sentite, a me sta neve sta rompendo un po' i coglioni, non so voi. Ma è notte ancora per molto? Un attimo, che finisco di pescare e arrivo, Vado io a pescare. Oh, siamo a mille blocchi, siamo. Siamo a mille blocchi. Dove siete? Che vi ho perso. Aspetta, che stavo sfuggendo uno scheletro. Raga, uccideteli tutti gli scheletri. Siamo, oh merda. Ma siamo da un villaggio, non siamo vicino. Ah, ecco. Che fa? Vi prendete l'esperienza, raga. È più per voi che per me. Uccideteli tutti. Meno 1050, 75, 406. Ma tanto che adesso devo morire. Sì, l'ho visto. Un villaggio outpost. Esatto, esatto. Che cosa? Sì. Un sì, pillager. No, è un coso dei pillager. Sì, sono venuto qua apposta. Ah, quello. Okay, allora okay, l'ho fatto qui, Raga, allora facciamo una cosa. Dove quanto lontano siete? Tanto. Meno 1050. Vi raggiungo. Vi raggiungo, c'ho il cavallo, vi raggiungo. Vai. Che cosa? Un bel cavallo. Vai. Che la che coordinate, scusa? Vai. E si mangia una bella. Ciao Checco, grazie del raid. Grazie mille del raid, Checco. Questa fama non è molto efficiente. Dovrei trovarne una migliore di fama di esperienza. Una fama migliore di pesca. Che non è efficiente questa. Oh mio Dio. Sei certo. Vivo? Ci siamo. Ci sei? Sono okay. Vivo. Madonna, sono vivo. Andiamo. Madonna raga, momento di hype. Sono vivo. Sono vivo. Madonna santa. Eccolo un po' di content in Nether. Ditemi le coordinate così arrivo da voi. Meno 1010 46 416. Meno 1010. No, basta, hanno risposto. Hanno distrutto il portale. Hanno rotto. Tranquillo. Perché avete creato il portale del Nether mille blocchi di distanza da casa? Ma perché qua c'è un altro portale adesso? Ma esatto, perché c'è un altro portale? Dove? Ci entro. Ci sto entrando. Vediamo cosa succede. Entraci. Però quello è linkato. Raga, pericolosissimo sta arrivando. Fuck, raga, cosa ho trovato? Io vi sto raggiungendo, piano piano. È il portale quello che abbiamo usato prima. Ha creato un portale, ha creato. Ha scoperto che il pavimento era lava, bellissimo. Bellissimo, non mi era mai successo. Nella lava, tra l'altro. Io vi sto... Merda, Zenith era messo bene. Raga, ho la crema di magma. Via, basta. Entra in portale, basta. Che ci si fa con la magma cream? Ma questo non è il nostro. Ma tu entra in un portale. Raga, dove sta l'outpost dei pillager? Io vi sto raggiungendo, se no torno indietro, Meno 1060, 77, 400. No, ma dico, voi ci siete ancora oppure no? Siamo nel mondo, adesso non devi raggare. No, adesso no. Ragno. Raga, no. Mi ha scrivelato i colpi un ragno, vi sto laggando un sacco. No. Ragazzi, sta laggando come poche cose al mondo. Eppure è strano, però a me funziona tutto bene. Sta laggando come pochissime cose nel mondo. Io esco. Simone, quando si rientra nel mondo? Sì, datemi un secondo che torno a casa. Perché sto troppo lontano. Io ho degli oggetti che aveva Zenith. Però Zenith era messo bene, è morto nella lava. Cazzarola. Ho preso gli smeraldi, l'ascetta incantata. Il piccone e la spada. E 32 carote, il cibo. Le carote sono le mie. Il cibo è il mio. Ok. Ci stiamo tutti. Le mele c'è un bel cavallino. Le mele lascio. Comunque io ti voglio
sincero, voglio bene, ma la fame di pesca non mi piace. Non perché? Mi piace questo tipo di fame di pesca. Perché? Piacciono di più efficienti. Ma questa funziona benissimo appena c'hai fortuna del mare. Cioè io questa è quella che faccio in ogni playthrough. Ho capito, però se tu ci pensi, tu di qua devi cliccare ogni volta che peschi. Cioè ogni volta che peschi devi cliccare per forza. Assoluto, tanto vale che peschi direttamente in mare. Sì, ma così non ti si rompe la canna da pesca con questa farm, perché clicchi soltanto una volta. No, vabbè, io ci tengo, perché se mi crafto una canna da pesca con fortuna del mare 3, no. Vedi che non si distrugge. Ma no, sti cazzi, ma lascio così qui, faccio prima. Cioè, tanto vale, meglio una fame di pesca che ti pesca tutto quanto subito, cioè, nel senso, ti premuto e ti pesca tutto quanto in automatico. Almeno secondo me. Simo, noi ti stiamo aspettando, eh. Non posso raggiungervi, perché ci sta l'acqua in mezzo, non vi posso raggiungere col cavallo. Ah, fa il giro. C'è il giro? Sì, puoi fare il giro a destra. Un secondo. Più che altro voglio capire se c'è una farm di esperienza molto efficace, cioè efficiente. Allora, se troviamo un oceano, ti posso creare... No, in realtà anche se saliamo a un bordello di blocchi di altezza, magari ti posso creare una bella un bel mob spawner. Esatto, non possiamo crearlo noi artificialmente. Vabbè, ci vediamo. Ciao Zenith, buonanotte. Creiamolo. Creiamolo. Allora, Simone, per rendere efficiente non devono spawnare mob. E dato che noi siamo vicino alle montagne è un po' difficile come situazione. Quindi ci conviene andare verso il mare. Perché non lo possiamo fare qui? Sì, ma a parte che dobbiamo farlo centinaia e centinaia di blocchi di altezza. E che fa? Ce l'abbiamo i blocchi. Il problema è che non vorrei che spawnino dei mob sulle montagne, capito? Cioè, ma no, ma lo facciamo qui, scusa. Dove stiamo adesso noi? Lo facciamo in altezza, facciamo un quadrato di un quadrato buio e mettiamo quattro secchi d'acqua ai vertici. Così poi cadono tutti quanti al centro. No, allora il problema è che dovremmo salire. Avessimo un ascensore si potrebbe fare tranquillamente, capito? Però non abbiamo la Soul Sand. Perché la Soul Sand? Perché così creiamo gli ascensori. Cosa? È carbone? Simone, no. È diretta a me, non ti preoccupare. No, perché la Soul Sand? Scusa, io mi ricordo una classica farm dove fai un rettangolone in alto, cioè un quadrato in alto con quattro punti d'acqua, secchi d'acqua ai vertici, spawnano i mob e i secchi d'acqua li buttano al centro, cadono e rimangono col mezzo cuore e tu li uccidi. Ho capito, possiamo farla pure a terra, ma considerando che spawnano mob Ma se lo facciamo in che senso spawnano mob ovunque? Se non lo facciamo allora, tanto in alto lo facciamo qui. Sì, bisogna limitare lo spawn dei mob. E facciamo un quadrato chiuso qui. Tanto qui non ci sono montagne dove sto io adesso. Però mi pare che debba essere un 9x9, non un 4x4. Sì, deve essere un 9x9. Vabbè, lo facciamo altissimo. Lo facciamo altissimo. Scusa, mi sono sbagliato. È un 3x3. 3x3, scusami. Vabbè, lo facciamo alto. Se vuoi creo un mondo in creative, lo provo un attimo magari. Domani continuo a casa, ottimo Zenith. No, vabbè, allora, se vuoi lo faccio io. Me lo creo in creative e il testo se funziona. Sì, ma io e Sasso ci stiamo facendo un accampamento. Vai, fate bene voi, raga, fate benissimo. Sì, no. Sì, però stiamo aspettando che tu arrivi con tutto per affrontare il coso di pillaggio. Allora, se volete io posso... Raga, ma... Cioè, segnatevi le coordinate, ma non penso che abbiamo le capacità per fare... per affrontare i pillager adesso. Sasso. Tieni. Allora, io... Guardami bene. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Uomini deboli, destini deboli. Andiamo. Non ci do. No, aspetta. No, aspettate, sto arrivando. Anche se c'ho solo un piccone. No, equipaggiati bene, equipaggiati bene. C'ho solo sta roba, cioè non ho roba, nel senso. Allora, Simo, io provo a creare il mob spawner, vedo se funziona sulla bedrock. Ma hai capito che cosa intendo io, quello là classico che si faceva sempre su Minecraft, che facevi un quadrato? Io quello intendo, il problema è che, considerando che dobbiamo fare in altezza, non ci conviene
salire ogni volta quelle scale. Tanto pare Ma tanto aspettiamo non di dobbiamo, avere ma la tanto, soluzione. ma tanto non dobbiamo salire più. Io, quello che intendo io, non devi mai salire, perché i mob cadono, rimangono con un cuore e tu li uccidi. Ma come si fa un Io attimo? quello voglio fare, ma dobbiamo salire. Cioè, se cade, c'è una differenza di altezza enorme. Dobbiamo per forza salire se vogliamo che il mondo spogli. Capito? Ok, ho un arco, Perché io mi metti ricordo dentro. che funzionava anche senza salire. Mi ricordo anche che funzionava senza salire. Perché evidentemente quello che hai visto tu spawnano abbastanza. Oddio, non ho sentito le coordinate. Perché quello che hai visto te probabilmente era abbastanza basso che da permettere lo spawn. Però fidati, bisogna stare. Non dico molto vicini, però un bel po' di vicini, un Vabbè, bel po' vicini vicino allo spawn di lo mostra. facciamo Ok, lo vicino casa. sappiamo. Tanto alla fine è una farm, quindi ci Esatto. mettiamo là e farmiamo. Cioè, non è che deve stare attiva 24 ore su 24. Si attiva quando ci siamo vicini. Mi informo un attimo su un paio di cose da farla su Bedrock in creativa e vedo se funziona. Nel caso la replichiamo. Luke. Prendi quello. Vai, pusha quel coso lì. Perché lo sta facendo già Sasso. Io non vengo perché sono quello che ha più cose. Ma sì, uccidete i pillager, poi ci danno la cosa di Bad Omen. Dovremmo Sì. fare il raid. Dipende. Cioè, almeno noi tre faremo per forza il raid. Vabbè, Ma ce la fate da soli? Ah, c'è il golem lì. ok, vabbè. Ah, c'è il Il golem. problema sarà forse il Ravager, però. Però così mi ammazzate villici, Sinceramente uffa. non vorrei fare. Sinceramente non vorrei. Sai cosa? Io vado lì, mi prendo il loot e me ne torno. Ma Va bene così. secondo me vi conviene, raga. Bello Sì, secondo me Ma quello sì. lì è un deserto, quello là. il deserto, se trovate la piramide è top. 320 massimo di altezza. Ok, penso che allora qua vada bene. Allora. Ma certo, ce n'è qualcuno sopra là. Cazzola. Merda. Io mi sto riempiendo di cobblestone perché sono quasi Sì, sicuro che sia costosissimo. fidati. Farma quanto più possibile. Io penso che almeno una ventina di stack. Se vuoi possiamo renderlo automatico. Automatico attraverso i magma block. Attraverso i Corri, magma corri, corri, corri. block. Oppure anche meglio tramite i campfire. Huh? Vabbè, no, lo facciamo con un solo cuore, ci serve esperienza. Ah, infatti ci serve exp, cioè non ci servono drop. Ma secondo me quella classica è quella che ci conviene di più perché ci dà sia esperienza che drop. Allora, io mo te la creo Allora, ho un'idea. Scavate qua su, scaviamo qua sotto un attimo. Ecco qua, c'è una caverna. Sì, magari. No, ok, scherzavo. Niente. Ma poi se voi mi pregavate per questo. Andiamo in cerca di ferro, tipo. Trovate quanta più roba potete, raga, non vi fate scrupoli. Cioè, Sì. prendete più che altro quanta più roba potete. Ci servirebbe un uomo armato, ma. Sto prendendo un po' di cobblestone, raga, non mi dite niente. Ok, potremmo. Oh, ok, sì, usiamo questa. Usiamo questa. Antimo, secondo te 20 stack bastano? Non penso. Ma Ok, non ho ok. però. Non lo so, è cioè, molto costoso come questo, ma spawn. Tanto legno. Tutti e due. Legno. A pigliare legno. Così facciamo la carbonella e tutto per le I torce. pillager droppano la balestra, giusto? Sì. Però fa cacare da quello che ricordo. No, Ah, è buona? cazzo. Ah, allora prendetevela magari qualcuna, così. 128, dai, facciamo 128 blocchi. No, sta tornando a essere notte di nuovo. Sì. Vabbè, tanto andiamo in caverna. Troppo bellina sta canzoncina, mi fa spaccare. Io devo ringraziare Marcus Cron perché è da lui che l'ho rubata praticamente. Mi piace un sacco sta canzone. Mio padre assoluto, Marcus Cron. Qualcuno di voi ha un piccone? Io ne ho due, ne posso dare uno a uno di voi. Perfetto. Io ne ho già uno io. Io ne ho uno. Sì, non mi serve te, sì. Ah, faccio cacare, è quello che mi stai dicendo? No, vabbè, un pochino sì. Vabbè, così, per gradire. Domanda epica, quanto legno ti serve?
Abbastanza. 2, 3, 100.000. Ho 16 blocchi di legno. Ok, ancora un pochino. Io ne ho 10 blocchi. Ok, ho 7 stack di pietra. Arrivate a 30. Che grandi che siete comunque, belli collaboratori. Che sei ironico? No, sono... Ah, ok. No, io mi metto in hardcore ogni volta che gioco a Minecraft, in pratica, mi diverto troppo. Sono stato abituato troppo bene alle mod tecniche, quindi appena ho la possibilità di farmare e diventare esoso e automatizzare tutto, lo faccio. Ho trovato ferro. Ottimo. Soprattutto mi sa che ci converrà poi fare la farm di ferro, che credo che si faccia con i villager. Sì. Servono i villager che creano i golem. Con i prossimi pezzettini di ferro, se avete bisogno di farvi le armature, fatevele, altrimenti ci facciamo l'incudine. Sì, noi siamo diventati indipendenti in questo momento. Ah, ottimo. Allora, ci sono. Dove? In caverna. Andiamo a esplorarla un po' qua sotto. Ci troviamo il ferro, ci facciamo l'armatura, andiamo a sconfiggere i villager. Minchia, come siete forti, raga. E non sto scherzando, Aspetta, che io qua mi devo fare strada tra creeper che esplodono e scheletri. Io non so per quale motivo mi sono portato anche una canna da pesca, non si sa mai. Madonna santa! Oddio! No! Caduto. E niente, sono tornato qua. Vabbè, se a sto punto se vuoi puoi anche stare... O se no torna, fai come vuoi. Magalli. Ciao, Dr. Flame, bentornato. Se vuoi tornare a giocare, vieni. Bravo. Allora, vediamo. Allora, intanto mi faccio una crafting, così. Quanto ci vuoi, Luke? Ciao DB, come stai? Otto pane. Però posso cagarti il cazzo in chat, va benissimo, Dottor Flame, va benissimo. Aspetta, torna un attimo su, vieni, ti do del cibo. Oh no, il sasso ha abbandonato. Sasso ha quittato. Sasso ha abbandonato? Ti do... Tutto a posto DB, tutto a posto, dai. Ok, aspetta che... Ok. Ti butto qui, dove sei? Ah, eccoti. Qui ti butto un po' di pane. Le mele non le mangiare, anzi dalle mele. Le mele, non basta farle vedere. Ah, deve staccare, Sasso, non ti preoccupare. Buonanotte, allora, grazie di essere passato. Ma poi alla fine, il corto sul viaggio del tempo l'hai visto? Solo sto... No, non l'ho ancora visto, in realtà. Se mai ce lo vediamo alla fine della live. È un cortometraggio thriller sui viaggi nel tempo che mi ha consigliato Dr. Flame. Buonanotte, Sasso, grazie di essere passato. Non mi ricordo quanti blocchi di altezza bisogna lasciare per fare in modo che i mob rimangano con mezzo cuore. Cerca su internet. Mob mezzo. Vabbè, puoi provarlo anche tu in realtà. Sì, ma se ci messi se lo provassi io. Bedrock, però devo specificare. Ah, dice Dr. Flame tipo 20 blocchi. Sì, però il problema è che variano da mob a mob. Cioè, la strega, se ricordo bene, resiste molto di più rispetto... Vabbè, che, magari sono due colpi invece di essere uno, non è un problema. Allora, in teoria sono 22 blocchi. Okay, quindi... Se questo... Allora, questo è il blocco... È un po' difficile. Io mi sto riempiendo l'inventario di cobblestone, comunque. Allora, il mob cade, questo 162, quindi devo raggiungere 182 di altezza. Tanto c'è un creeper, 22 blocchi lasciano i mob a mezzo cuore. Sì. Ok. 79, 80, 81, 82, ok. Carbone, ottimo.
pam parara pam pam param pam parara. Ho ancora un paio di torce. Io sto continuando a scavare cobblestone, mamma mia. Perché avete trovato uno spawner? No, non abbiamo trovato uno spawner, semplicemente lo stiamo creando artificialmente. Che lisce altro carbone? Cioè, sto in modo in creativa per vedere se funziona su Bedrock questo qua che ho fatto su Java. Che ne pensi di Super Vegeta Ezza? Carino in realtà, mi piace, però ha comunque le sue limitazioni, ma ci sta, non tutti possono essere l'Ezza delle sesto anniversario. Dovrebbero mettere le mod anche da console, secondo me. Allora, magari mettessero le stesse mod che ha Java su Bedrock. Cioè, avrebbero fatto la svolta. Se mettessero già il 10% di tutte quante le mod tecniche che ha Java, la fine del mondo. La Refined, la Applied Energistics, la Thermal, la Industrial, okay. La X... come si chiama? Minecraft... No, Mine... Arma. Oddio. Vabbè, la Extra Bees. Cioè, magari sì, mettessero il 10%. La Java è veramente tanti anni luce davanti. Ma in realtà io avrei preferito giocare su Java. Il problema è che non ho una scheda video che me lo permette di fare. Non ho una scheda video che mi permette di far girare Minecraft come vorrei. Perché in questo momento, con la scheda video che ho, potrei giocare tranquillamente a Minecraft moddato, per carità. Anche con 200 e passa mod. Il problema è che non ho una scheda video che mi permetta di sgravare del lavoro dalla CPU. È quello. Se metti sto mondo con server... Dovremmo utilizzare Ternos per... Java. Vabbè, sì, alla fine comunque ci converrebbe, perché... giocare con 200 mod su un mondo LAN, invece di metterlo sul server, significa volerti male. Io faccio prima, non ho la versione Java. Vabbè, tanto alla fine adesso se compri la versione Bedrock ti regalano pure la Java, quindi... No, ma anche il contrario. Se la versione Java ti quindi appunto. La versione Bedrock da solo. Quindi infatti a posto, cioè... Con gli ultimi aggiornamenti mi sono ritrovato la Bedrock senza averla comprata. E meno male. Simo, se metti sto mondo come server su Alternos, se mi permetti di grindare quando ho nulla da fare, TVB. Non so come si fa da console a fare questa cosa. Ma il problema è che Aternos penso che... No, forse Aternos è anche Bedrock. Sì, Aternos è anche Bedrock. No, Aternos è Bedrock, è anche Bedrock. Il problema è che non so come esportare questo mondo su Aternos. Dovresti estrarre il backup. Ma non saprei come si fa dalla PS. Non ne ho idea. Da Play con una chiavetta USB la colleghi, forse carica dati? Devo vedere. Perché se si allora, può fare è molto semplice allora spostarlo su server. Guarda e rimango con un cuore io. Anche perché così facciamo un account Gmail del server, ve lo do tutti voi abbonati e ve lo potete aprire quando volete il server, così potete grindare, giocare, fare quello che cazzo volete. Ah, se per un account Gmail, non lo sapevo. Eh sì, perché Aternos fa con l'account Gmail, tu per fare l'accesso, per caricare i tuoi mondi devi fare così. No, non è vero, non è vero. Per salvarti il mondo, sì, perché lo abbiamo fatto in pandemia con i miei compagni di classe. E abbiamo creato un nostro account Gmail, ci abbiamo fatto l'accesso su Aternos e abbiamo caricato il server. Cioè, il file RAR del mondo. Ok, ma per l'accesso basta che metti l'ID del giocatore. Sì, 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 però se qualcuno poi vuole aprire il server e non sono io ad aprirlo, oddio, sì, non lo può fare. Senza... Guarda Luke, guarda Luke. Sì. Oddio, la miniera! La miniera? Beh, oddio, c'è la whitelist. Il mineshaft. Buono. E con la whitelist lo possono aprire. Con la whitelist lo possono aprire. Quanti cazzo tutti? Di ci sono? Infatti, ho visto. Ciao, Anto, buon appetito. Però c'è un'altra. Entrata qua. Aspetta che sono un po' occupato con gli zoom. Per quello dico, devi loggare con Google. Proprio per questo dicevo che chi volesse aprire il server ogni volta, creiamo un account Google soltanto del server. Così lo do a tutti e pace. Ma solo a me non si è sentito l'alert. No, si è sentito soltanto che è bassissimo volume, non capisco per quale motivo. Raga, voi che siete in chat adesso, potete dirmi se l'audio della musica che sentite di sottofondo è troppo alto o troppo basso? Rispetto a tutto il resto. Ditemi anche se magari il volume di Minecraft è troppo basso, che ve lo alzo senza problemi.
Zombie Skeletor dovrebbe avere la stessa vita però di testo per sicurezza. Cazzo! Che succede? Due creeper. Cosa brutta. Esplosione di un creeper. Ok, lo zombie è sopravvissuto. Ok, sono esplosi. C'è roba lì sopra? Oh, c'è sto. Oh, protezione 2. Ah, ok, ok, dottor Flame. Ottimo, ottimo, grazie. Buono a sapersi, questa cosa non buona la sapevo. Buona protezione 2, cazzo. E anche un botto di torce, 12 torce. Buono, buono, qua c'è anche del... No, questo è l'oro. L'oro lo prendiamo? Ok, ma sì, dai. Non sento manco la musica, in che senso non senti manco la musica? Che senso, scusa? C'è altro orb qua nel caso. Ok, arrivo, arrivo. Tu ce l'hai un piccone? Niente, deck. Ce l'hai un piccone? Sì, sì, sì. Okay. Adesso che ho notato sì, c'ho anche io il piccone. Ma no, ma io la sento. Chi se frega, ragazzi. La sento io la musica, dottor Flame. Ho appena alzato il volume della live di Twitch. La sento la musica. Oh, non quella di Minecraft, la musichetta che ho messo io. Okay. C'è una mela d'oro, c'è una mela d'oro. Buono. Un botto di rotaie che non si sa mai, le prendo. Diamanti, diamanti, diamanti. Diamanti, minchia. Sì, due diamanti. Cioè, lasciateci cucinare a me, armadillo. Si va a letto, un po' così a caso, dottor Flame è impazzito. Si va a letto! Si va a letto! Polizia! Allora, con un colpo di spada lo zombie si ammazza. Stessa cosa per lo scheletro, che con un pugno. Il lapiscato. Ok, non so più armi. Pam parara, pam parara. Ragazzi, i lapiscazzi vi servono? Sì, assolutamente, sì. Ok, li prendo. Ne ho trovati 9 io, lapiscazzi. Vai. Ma da sto mineshaft. Ok, hai trovato una mineshaft. L'abbiamo usata di danneggiare, si vuole. Non stavo sentendo, raga, perdonatemi. Mi sono troppo concentrato a cercare la cobblestone nel mondo. C'ho l'inventario pieno, credo che basti. Pensi che possa bastare? Si sente ma è bassa. Avendo la live bassa non si sentiva. Trovare della cobblestone è strano, cazzo. Quindi dici che devo alzare un pochino la musica? Forse però devo alzare un pochino i suoni di Minecraft. Non è una cosa normale sentire, mi sto concentrando per trovare della cobblestone. No, in realtà sì, perché vogliamo fare il mob spawner, quindi per forza ci serve un po' di cobblestone. Io mi sono completamente perso. Luke, io mi sono completamente perso. Ma pure io, ci siamo divisi. Ho 43 di lapislazzoli. 1, 2, 3, 4, 5. Sento però rumori di mob. Grande Stream Elements che ha appena ricordato a tutti che devono lasciare il follow, grande. No, quello di... L'ho lasciato in realtà il messaggio delle sub, però non so per quale motivo non lo manda. Non capisco qual è il problema. Ho trovato una ninfa. Bello. Ora ne abbiamo due. No, siamo in un mineshaft. Buono. Vedete se trovate la mela di noce. Bella la mela di noce. Ho trovato solo una mela dorata. Cioè, solo. Solo. Minchia. Quanto ferro hai? Che palle che non si possano fare gli strumenti di rame. Ferro? Mi ricordo. Ferro? Ho solo un lingotto fatto, neanche grezzo. Ah, a posto. Bloccotto generale. Che cazzo c'è? Ok, bloccotto generale. No, mi si è rotto il piccone. C'è altra roba. Vabbè, dividiamoci tanto. Attimo, come va con la... con la farm? No, infame. Sto no, non mi zombino. Allora, per il momento l'altezza ci sta.
Ok, mini zombie, l'ho ammazzato e mi ha droppato una carota. Oh, mamma mia. Bello. No, aspetta. Il minecart è esploso dentro un blocco. Cioè, è entrato in un blocco ed è esploso. Non mi toccare Wapis, se non è l'unica cosa che leggo. Cartelli, libri, depliò la lettera di suicidio di mia madre. Non io leggo solo Wapis, ne vado la mia esistenza del mio culto personale. È uno spawner, c'è uno spawner di ragni. Non mi toccare Wapis. Giustamente in una mineshaft. Wapis, è l'unica cosa che leggo. Cartelli, depliò la lettera di suicidio di mia madre. No, io leggo solo Wapis. Boh, vabbè. Non ho capito cosa hai detto. Abbiamo capito. È una citazione a Dario Moccia che prende per il culo. Che era Dario Moccia dal Toro, ma non ho capito che cosa ha detto. Stava prendendo per il culo un tizio che dice non mi toccare One Piece. No, ho capito. Tocchiamo l'opera di un miliardario. Esatto. Ha detto. No ragazzi, non toccate l'opera di un miliardario. Madonna quanta ragnate. No, ma ridere volta nel suo ultimo messaggio. No, una strega. Ha detto che deve pensare a cosa è il One Piece. Oh, ferro! Ma vaffanculo, Oda di merda. Sono morto. Un botto di ferro. Mi sa che sono morto. Tu sei morto. Un mezzo cuore. Tu sei morto. Un mezzo cuore. C'è il cibo. Oh, ho trovato. What you need? Oh, ok. Ho abbastanza oggetti. Ho abbastanza item per fare la farm di mob. Godo. Boia. Mi sono mi sono cagato addosso. Oh, senti che puzza. Il problema è che non ho armi. Cioè, non ho ascia né la spada né niente. Dimmi subito le coordinate. Cioè, chiuditi in un buco e dimmi le coordinate. Meno 900. Esatto. Meno 940, meno 19, 242. Meno 940, ok. Godo, c'è soltanto uno strato. Ho trovato un tutorial su YouTube. Praticamente ho scoperto di avere tutto quello che serve nell'inventario per fare questa farm. Simone, wait. Non so. Allora, io non so quale tutorial hai trovato, facciamo la mia e non rompo. Ma questa funziona, cioè credo che funzioni. Lo so, ma pure la Madonna. Mia funziona. Start by going up. Ho visto il tuo inventario, Simo. Sì, sono pieno di roba. Ok, alta 22 blocchi. Tra un po' sei un pezzo di cobblestone. Io sì, sono un pezzo di cobblestone. Quanto cobblestone hai, scusa? Tutto l'inventario pieno. Tutto. 64 stack di no, 16 stack di roba. Quanti cazzi so. Di che cosa ti identifichi? Puoi entrare nel mio mondo per vedere come funziona. Sì, aspetta. Due secondi arrivo. No, non ancora. Lo devo ancora creare. È un po' difficile. Cioè, non difficile, però è un po' lunghetta. Un villaggio forse non c'è. Cioè, domani già venerdì, godo. Allora, mi servono le ladder. Meno 941, meno 22, 241. Ok. Sto arrivando. Oh madonna, domani in inglese, bello in inglese. Bello inglese, raga, bello inglese. Non ho imparato un cazzo di inglese. Io adoro le lingue, infatti faccio pure cinese e arabo. Io non ho mai imparato un cazzo di inglese alla scuola. Ho imparato tutto quanto nella vita, in pratica. Sì, è spawnato. Esatto, io grazie a YouTube e robe. Esatto, sì, non ho mai studiato per l'inglese. No, neanch'io, solo la roba che l'usura. Solo la mia materia di indirizzo, cioè perché io faccio logistica e devo fare la mia materia di indirizzo anche in inglese. Cioè perché logistica in inglese. Questo la fa 100 blocchi alta?
Build yourself a small fort. Vediamo che il mio loot non c'è risponato. Non devo utilizzarle. Sì, ma perché l'ha fatta così in alto sta cosa di 100? Perché cazzo l'hai fatta all'alta di 100 blocchi? Vabbè, facciamo l'alta di 100 blocchi, dai. E mi serve la legna, paffa. Ma io non faccio le domande. No, per carità, non me le faccio, però vaffanculo anche, Meno 900 hai detto? Sì, meno 941. Boia. Cioè, dove sono io? Boia! Così, per gradire. Tra l'altro sto vedendo il Nether, sono al Nether. Cioè, sono al portale del Nether, aspetta. 941 hai detto? Ah. 200, sì. Quanto? 241. Cioè, il livello è meno 22. Aspetta che sto morendo dagli zombie. Se muoio dagli zombie, Simo, disista al 90. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'ha detto. No, Dio Cristo, ho sbagliato a contare. Ma che stai facendo? Sto salendo di 100 blocchi. 106, 250. Aspetta, non ho capito, Arno. Meno 238, 105, 251. Vai a queste precise coordinate e scavati sopra, così scendo da te. Scavati in testa. Aspetta, ripeti, meno, cioè 900? 200, 200, 938. 203, altezza 251. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 251? 3, sì. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devo scavare un punto. Vai, scava un tunnel. No, però io sono scemo a contare così. Sto contando a blocchi di 10 e non mi ricordo quanti cazzo sono piazzati. 251. Che stai dando, scusa? Cosa? Che stai facendo, Simo? Sto provando a fare la farm. No, Simone, per favore, no, per favore. Perché? No, Simone, la devo fare io, per favore. Ma perché? Funziona questa? No, Simone, dai, io mi sto impegnando tanto per farlo. Ma per capire se funziona. Ne facciamo due. No, mi sa che sono crashato qua. Dai, no, Simone, dai, per favore. Ah no, ok, aspetta, forse no. Giuro, se ti inserisco il materiale li prendo io. Ecco, 250. 200. Te lo chiedo perché io sono il tizio delle farm. E dall'altro 251. Sì, sì, sì. Oh, ok, cazzo, è caduta la gravità in testa. Ecco, perfetto. Sono altezza 92. Sei serio? Oh, cazzo, 92. Tu sei a meno? Non so se è a meno 14. Sto scendendo comunque. Non so. Per fortuna ho trovato la ghiaia, quindi riesco a sto spaccando la pietra a mani nude. Madonna, perché te hai i pugni nelle mani. Sono sceso un po'. Faccio solo da un lato, almeno che ti scrivo se ti scrivo. Ma la mia roba è già di avevo dei diamanti, un piccone di diamante avevo, dei diamanti, un sacco di ferro, un sacco di ferro. Ah, sei morto. C'ho solo 13. Minerali di vario tipo, una name tag, sì, avevo un po' di roba importante. Minerali di vario tipo è bellissimo. Sembra una pubblicità. Minerali di vario tipo, il sole, il mare e i solari Bilboa. Aspetta che faccio una pubblicità sul profitto corpo. Vai. L'amore, le stelle, l'emozione che provi da bambino quando ti infilano una matita sopra il culo. Non credo che ci sia mai stata una pubblicità che ti avesse detto questa cosa. Vieni anche tu a comprare il prosciutto per ricordarti di quelle emozioni, ma va. Vieni anche tu a comprare il prosciutto per ricordarti di quelle emozioni che provavi da bambino. Esatto. Cioè, a me alle elementari mi avevano conficcato una matita nella schiena. Cioè, cominciamo. Perdonami, che elementari hai fatto? La galera? Che cazzo di elementari hai fatto? Hai fatto la galera?
Perché sto qua era un po' scemo, veramente era il pesce da pile. Gli aveva nascosto l'astuccio. Sono morto. Sto qua è iniziato a sbraitare, a piangere. E alla fine, ma no, raga. Ho conficcato la pena nella schiena. Raga, ho perso tutto, sono morto. Ma non riesco a... No, ok, sono tornato. Vabbè, non mi faccio domande. Stai scavando sopra, che? Sì, sto scavando, però mi si sta per distruggere il piccone. Altezza 6. Quindi sono 11. 11? Vabbè, perché non vedo neanche il tuo nome? Siamo 50 blocchi. Oh, lo vedo, aspetta. No, non lo vedo. Vai, scavati ancora su. Sì, sto scavando. Aspetta, ti sta per finire il piccone. Quindi dobbiamo scavare tutto il resto verso il basso. Però cerco, anche se c'ho l'inventario pieno, cerco di... fare una casting table e craftarmi un piccone di pietra. Un piccone! Mannaggia la... Ok, mi sei distrutta adesso, porca di quella puzzolettina. Ragazzi, sì? Abbiamo perso 6 diamanti. Com'è avete perso 6 diamanti? Avevo 3 diamanti e un piccone di diamanti. Ha pushato... La strega ha pushato armadillo. Sì. Ah, cazzo. Ah, non è stato il contrario, quindi? Avevo tipo 30 di ferro. Cioè la strega ha proprio pushato malissimo arma. La strega ha detto no ad armadillo. Esatto, la strega ha detto mo ti ammazzo di botte. Ma perché non vedo neanche il tuo nome, che siamo altezza, sono altezza 59? Lo giuro non lo so. Tu che altezza sei? Aspetta un attimo, che faccio il piccone e arrivo. Sono a 22, noi siamo a 30 blocchi di distanza circa. Cioè ragazzi, ho scavato 40 pasta, blocchi. Pasta, caffè, latte, farina. Bello, pasta. Sono tutti prodotti indispensabili. La gente di Conad lo sa. Pasta, caffè, latte, no, farina. Mi viene in mente la pubblicità della Lidl che mi fanno tanto ridere. Non so come si chiama, sinceramente. Però la voce è sempre la stessa. Qual è la pubblicità la pubblicità della Lidl, Simo, che ti fa tanto ridere? Fammi il doppiaggio di una pubblicità che parla dei fogli di carta. Simo, dove si cerca pubblicità della Lidl. Qualsiasi cosa che riconduci è una farsa. Simone mi deve fare il doppiaggio, deve farmi la pubblicità delle gocciole. La pubblicità delle gocciole, raga, è tosta. Ma suonato. Vai, scava giù adesso. Dammi il cibo, scava giù. Se non spawnano perché chiudia. Oddio, uno smeraldo! Ah no, non è smeraldo, è pietra. Sono daltonico. No. Sei daltonico davvero? No. Ah. Simo, ma ti sei scordato che sei in live? Perché? Che è successo? No, non mi sono scordato che sono in live, sto semplicemente cercando di craftare la cosa. O non stai cagando di proposito la chat? Luke è morto. No, Luke, scusa, Luke, scusa, Luke, scusa. Luke. No, è crashato. Che cosa è successo? È crashato Luke. Ah, è crashato Luke. No, raga, perdonatemi perché non avevo la chat aperta sul cellulare. Stavo giù, dammi cibo. Finisci uno stack così che sa che sei salito di 64. Sono tornato perché stai a fare... Voglio fare una farm, non ho visto nessuno, non preoccuparti. L'ho visto... Vabbè, ragazzo, sono caduto. No, aspetta. No, raga, perdonatemi. Stavo cercando di seguire un tutorial. Stavo cercando di seguire un tutorial su come fare la farm. Prova a scavare. Riesco a scavare. Prova. Ecco. Aspettate, ho risolto. Okay, adesso scavami. Sentiamo cosa ci diranno. Comunque, l'unica cosa imbarazzante che mi hanno scambiato per una ragazza, però niente di che. Ah, vabbè, dai. Ci sta, dai. Ah, no, scusami. Aspetta. No, ragazzi, mi sto cercando di fare una farm. Perdonatevi, non è che non mi sono dimenticato di voi. Scusatemi, semplicemente sono scemo. Salta. Non riesco a capire, però. Che come cazzo si continua di qui? Vai, scava giù. Ok, la riempie. E poi.
Però devo scendere anch'io. Ah, no. E poi fa così. Ah, sì, aspetta. Okay. Poi fa così. Devo mettere una torcia nella pam, sua pam. E pam pam. Vedo un cazzo. Papà, olè, perfetto. Simo, cosa più imbarazzante, cosa più imbarazzante mai successa? Cosa più imbarazzante mai successa? Cosa più imbarazzante? Allora, ero piccolo, molto piccolo. Aspetta. Ero molto piccolo e c'era la cugina di mio cugino a casa. Ah, e... già che no, 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 non è... è molto più tragico. E io dovevo andare in bagno e questa sera chiusa in bagno. Chiama una volta, chiama due, chiama tre. A un certo punto apre la porta. Io non ho fatto nemmeno in tempo a dirle quanto tempo ci hai messo. Mi sono pisciato addosso davanti a lei. Lei ha tipo 3 anni più di me. Io avevo 11 anni, forse 12. È stato... volevo morire in quel momento, volevo scappare, volevo sparire. Volevo morire in quel momento. Proprio tanto, tanto, tanto. No, beh, ma di cose imbarazzanti, raga, a morire. Di cose... di... Legends, Mer... Gamer Ryan, Ryan, non so chi sia. Non ho la più idea di chi sia questo, questo essere. Magari un top player della Madonna, ma non so chi cazzo. Ah, adesso lo devo alzare di 22 blocchi. Certamente, posso farlo. No, aspetta, Simone, per favore. No, ma è giusto per vedere. È giusto per vedere. Vai, scava giù, scava giù. Oh, è vero, che ha messo la maglia. Ha messo la maglia truppata, che scadevo la pa 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 pa. Trima la moto di Charlotte. Posso, io gli metto sopravvivenza. Vediamo un po' se spawna qualche mob. Vediamo, vediamo. Vabbè, spawna pure in creative in realtà. No, a me non spawnano, non capisco il motivo. Ah, perché sono stupido. Ho messo le slab invece che... giustamente, sono stupido. Vabbè, dai. Però c'è stata... c'è stata una volta che Luke si ricorda bene. Stavamo facendo certi commenti poco dignitosi in inglese ed è entrata la prof d'inglese molto imbarazzante. Vabbè, dai, raga, ci sta. Ci sta, cioè. Ciao, Calo il Diablo. Grazie mille del follow. Grazie mille, benvenuto. O benvenuta, o qualunque cosa in cui ti identifichi. Ma dire ciao? È troppo complicato. Troppo complicato. È più bello dire benvenuto per poi complicarti la vita. Poi è un escamotage, perché se tu dici, se tu dici benvenuto a qualcuno... dov'è il mineshaft? E magari ti corregge, ti dice... no, in realtà sono benvenuta. Sento gli zombie fare... comunque dai, aspetto fine live per vedere insieme quel filmino. Se volete oppure vado a guardare un video di Candy Love e vado a nanna. No, no, tranquillo, tranquillo. Ce lo guardiamo insieme. Finisco. Dimmi quando, perché vorrei vederlo pure io. Quindi vado in live. Cioè, apro la stream. E appena finiamo di fare questa cosa. Io devo capire perché non mi spawna una mob. Ho messo sopravvivenza, ho messo difficile. Non so cosa sia Candy Love, raga. Stai nell'angolino sinistro di là. Questo è l'angolo, vabbè. 12. Salta. 13. Ok. Simo, metti video di Candy Love. Che cazzo è? 14. Non credo sia. Posso troppo basso. 15. Ma dov'è la mancia? Sedici. Che altezza eri? 17. 18. 19. Diciamo una sorta di mia cali... ah, vabbè, raga, bastava dire porno attrice, non succede niente. 20, 21 e 22. Ecco, sono un coglione. Ed è 51 prima, giusto? Scuso. Dov'è che sono morto? Aspetta. Guarda,
Ragazzi, scusa per qualunque cosa. In che senso? Perché? Che succede? Niente, spero non si sia sentito. Ah, vabbè. Allora, uno, due. Allora, io l'ho fatto, il problema è che non capisco perché non... Allora, Simone, se riesci... Puoi entrare nel mio mondo un attimo? Se stacco però, qui chicco tutti automaticamente. Lo so, questo è il problema. No, non posso manco streamare perché sto da PC. Ah, sì che puoi streamare. No, perché sto da telefono, su Discord, perché le altre volte mi laggava. Ah, ok. Ma chissà dove sono morto. Poi sarà sicuramente. Il baffetto sexy. In realtà non so se me lo voglio tenere o meno. Di solito non ce l'ho. 3. Cioè, non capisco perché non spawnano mob. 4, 5, 6, 7. Allora, io sono andato di qua. Sono andato di qua in mezzo alle ragnatele. Sono andato di qua, mi sembra. 17, 18, 19, 20, 21, 22, ok. Tunt tuntoro pam pam pam. No, non sono morto qua però. Io non capisco, manco nel mondo, cioè in questo mondo qua, non spawnano mob. Ah? Non è che l'hai messo in pacifica? No, l'ho messo difficile apposta. Ero morto strano. Qua, tipo. Sì, se ne è andato al loot. Come average, terrone con baffetti e pizzetto ti vuoi tagliare il baffo? Sì, ma perché mi fa cacare a me normalmente, lo volevo riprovare così. Non è che mi fa cagare in realtà. Mi piace perché ce l'ho avuto per un bel po' di tempo, però boh, chi lo sa. Non so se me lo voglio tenere o meno. No, il loot è sparito, eh. Ecco che cosa non mi sono portato le ceste, vabbè. Niente, tutta questa fatica per nulla. In che senso? Perché ho perso tutto. Servono delle slab. Simo, mi mandi il tutorial che vi stai vedendo, perlomeno vedo se le sta facendo tanti con le mie. Sì, sì. Subito, aspetta che te lo invio. Io adesso... Ma ho messo una abbiamo perso. Prendo una spada. Però poi ti togli il pizzetto, perché il pizzetto senza buff è inguardabile. Già sei inguardabile tu, non peggioriamo la situazione. Verissimo, verissimissimo, sono d'accordissimo. La funzionale funziona. L'ex la prendo, ma non spawnano le mob. È strano però. Ma infatti non capisco, pure ho creato un ambiente chiuso apposta. Non capisco. Ma cioè non è possibile, sono spawnati. No. Che c'è nell'inventario, Luke? Ah, ok, 8 blocchi. Allora, attimo. Se cerchi su YouTube, ci sta un tizio che si chiama Oink Oink, che ha fatto la farm che sto seguendo. Puoi mandare il link per favore? Sì. Aspetta, lo cerco su YouTube. No, invece sono abituato a fare lo spawner di Fieric. Lo faccio da anni. Non seguo Fieric, non ho idea. Mi è sempre funzionato, non capisco perché stavolta non funziona. Può essere che l'hanno patchato. No, no, è impossibile. Funziona. Te l'ho mandato È impossibile, non posso patchare lo spawn dei mob. Ma certo, il veleno per Cusco. Te l'ho mandato su Discord, Video. Ok, e su Discord ne andate? Yes. Ok, Ma sicuri che state guardando tutorial per Bedrock? Sì, sì, io sto guardando quello per Bedrock. Perché per Java, su Bedrock non funziona. Ma è strano, il problema è che ok, un conto in Java, un conto in Bedrock, però lo spawn del mobo dovrebbe rimanere quello. Cioè, beh, io sto guardando un tutorial della Bedrock, quindi... Cioè, in teoria... Simone, sicuro che me l'ho mandato. Te l'ho mandato, non a te, l'ho mandato nella chat di Discord degli abbonati.
Ah, ok. Chat abbonati. Cosa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo spawn delle entità è diverso. Infatti, molte farm Java non workano su Bedrock. No, non lo so, ma io ho cercato esplicitamente un tutorial Bedrock. Io voglio capire un attimo lo spawn. Questo qua come l'ha fatto? 6, perché... 7. Arma, io vado in superficie perché visto che non trovo più niente. Vai. Ah, io sento questa versione. Io sempre questa uso. No, io c'ho quello. Io c'ho... Vabbè, però prima devi che sono abituato a Java. Vabbè, datemi... stacco 5 secondi e torno subito. Devo fare una cosa. Timo. Oui. Così a cazzo. Mi sembravi un gargoyle. Bellissimi gargoyle. Insomma. No, Robero per il cazzo. 4, 5, 6, 7. Sono un gargoyle. Così, sei un gargoyle, ma sei anche spaventosamente identico a Mario Sturniolo quando parli. Come? Io sono Mario Sturniolo. Io sono Mario Sturniolo. L'emozione alle stelle. Sento caudo. Sendo caudo. Vabbè, così. Io c'ho il controller che mi drifta, raga, che fastidio. Godo. Vado, ti esplode. Uè, chi è entrato? Giovanni Mucciato. Bestia. Salute. Ma che cazzo, completamente a caso. Un annuncio. Era un bel annuncio. Bellissimo, completamente a caso. Chi era? Io. Non eri tu. Sicuro? Sì. Ah, pensavo fossi io. Invece no. Peccato. Godo. Che cortese. Sì. Ma è che distruzione, ragazzi. Timo, fatti rasato a zero, dai. No. Dai. No. Col cazzo, raga, veramente col cazzo. Vai. Quello adesso non appena esci di casa, dice. Ma quello a prescindere. Imagine if Simo God. Cosa? Una canzone meme. Imagination, come on, party. Imagine if Simo God a lotte buffet. Lotte buffet. Ho paurissimo. Tu hai sempre paurissimo. Vero? Ma Simo, ma ti posso fare una domanda? Anche due. Chi è che sta parlando dentro un armadio sott'acqua? Cosa? No, allora, dentro un armadio sott'acqua lo dice qualcun altro. È Massimo dentro Simone. Hello? Ciao. Ciao. Ok, ho capito che tipo di spawner stai facendo. Questo lo sto provando a fare. Dimmi. Quando imparerai a scendere le scale normali? Quando imparerai a scendere le scale? Penso morì. Aia, Dio basso. Penso che me lo devi sugare. No, io voglio farlo. Ok. Simone, se mi dici dove stai ti raggiungo, così ti posso dare una mano. Entra nel mondo, vedi una torre alta 122 blocchi. Sì, l'ho appena l'ho vista. Posso chiederti una cosa? Perché hai messo queste scale? Te l'ho detto, basta la Soul Sand. Sì, che non abbiamo. E lui sta andando in Nether, dove può andare a prendere. Sì, ma fin quando non tornano. Poi la sostituiamo, cioè facciamo quello che vuoi, però per adesso ci teniamo le scale. Bella la grave. Oh, no, noi siamo in esplorazione, cioè. Che cosa? Fantastico. Mamma mia. Simo. Wait. Ho trovato pure un bel libro di protezione. Io non so se si può. Cosa? Te la posso consigliare una parte di ex? Come che gioca Demet? Dipende che cosa intendi. Perché Ti chiama Auschwitz. Vabbè. E poi Simone, per la cronaca, ci sono un'altra fama di Expo
molto efficiente che è quella di Cactus, ma non so se funziona su Bedrock. Oddio, credimi, adesso mi hai fatto veramente una domanda più, mi hai fatto una, veramente una domanda difficile, perché non lo so. Perché dovrebbe esistere il cuocere cactus non stop, e come cazzo salgo qua? Luke mi ammazzo. Questa è la domanda che tu dovrebbe fare a te, e cosa sai? Ragazzi, mi ammazzo, Luke mi ammazzo. No, raga, ho sbagliato. Non ho niente in inventario. Sendo caldo. Sendo caldo, ma giusto ignoro. Così a caso. Boh. Ce l'hai le trapdoor? Le? Trapdoor, le botole. No, devo andarle a craftare. Ma me lo dicevi? Simo, domanda così a caso. Dimmi. Simo, domanda così a caso. Quanto sei alto? Sei un palumpa o sei un enderman? 1,81 m. No, è un enderman. È un enderman. 1,81 m. È un enderman, ma non per il perché... Non credo. Hai sbagliato pure da questo lato. Lo so. Allora. Di qua pure. Hai fatto un blocco in più. Vabbè, mo' giusto. Ciao, amo! Come stai, amo? Non credo proprio. Come stai? Ti sei riposato? Cobblestone posso coprire tutta questa zona. Amo, se vuoi venirti a fare pure tu una partita nel mondo, vieni. Sono già nel mondo, tranquillo. Ti uccido, boh. Non sei ti mando un sicario a casa, non lo so. E la madonna. Simone, non serve che ti dici no. Così pasticcino. Pasticcino, boh, maladissimo. Vieni. Dato che siamo nel canale degli abbonati, credo che non ti esca. Buttati in un canale a cazzo e ti aggiungo. Non hai la sub, no, c'hai i privilegi. Bisogna rimediare qui. Assoluto. Vabbè. Simone, passami metà della cobblestone che ti do una mano. Scrivi in chat. Devi riempire il. Guarda come faccio io. Così. Sì, no, lo so. L'ho fatta pure io questa qua prima di quella di Fieri. A posto. Non pensavo funzionasse ancora, sincero. Cosa? Cos'era questo rumore di morte? Io ti fa piacere. No, non mi fa piacere. Non mi fa assolutamente piacere. Come sentirmi morire non ti trovo per gioia. Io se ti sento morire faccio... Io sto nella chat abbonati della vita. Bene. Ma non ce l'abbiamo ancora noi nel canale Discord. È a Tortex che devo fare la sub. Abbonato al caso. Come a Tortex che devo fare la sub? Abbonati perché non ha la sub. Però è importante, insomma, che sia. Io regalerei la sub a Mario Torchi. Io regalerei la sub a Sesso. Che stavi dicendo? Sì, credimi, io non so perché il mio cervello è andato in autopilota. Comunque mi è scaduta oggi. Ah, ok. Vabbè. Tortex, ti sabbo. Comunque Simo, quando è che ti scarichi più stanza? Il giorno in cui divento partner di Twitch, quindi posso streamare. No, tu vuoi posti Blue Stars, tu diventi sia partner di Twitch che di Supercell. Sì, infatti, sicuramente diventerò partner. Amo, spostami subito. Dove sei? Oddio, diventare partner Supercell. Ciao, Amo! Come stai? Buongiorno. Tutto bene. Buonasera, Vittoria. Tutto a posto? Sì. Ah, mamma mia. Un po' stonno, mi sono svegliata tipo poco fa. Vabbè, hai mangiato. Poco fa ti sei svegliata. Sì, mi sono andata tipo a dormire alle 8 perché mi sono svegliata prestissimo stamattina. Hai detto per scherzare. No, Antimo in realtà ti odia. Sì, in realtà lo so, ma perché io sono di other woman. Vabbè, se lo so di essere una persona odiabile, non ti preoccupare. Non era quello che intendevo. Antimo è la tua fidanzata, io sono di other woman. Non credo. Guarda, Vittorio, io sono solo come un cane. Ma ti prego.
Ci hai fatto una tavola. Ci guarda, mi serve un po' d'acqua. Volevo scendere, ma ti serve un po' d'acqua. Ci stanno le scale dentro. Scendi con le scale. Sì, ma avrei preferito buttarmi. Vabbè, io nella mia vita avrei preferito buttarmi. Non sto scherzando, io veramente mi preferito buttarmi. Aspetta un attimo, attento che sennò nel fosso. Ci sono degli istinti suicidi. Nessuno frega un cazzo. Io voglio buttarmi come ha fatto Simone da 10. Ma buttati lì sotto. Non si è sentito proprio questo alert bellissimo. Quale alert? Appunto. Vuole fare il balzo della fede. No, perché Antonino ha riscattato l'alert, però non ha funzionato. Ah, adesso devo. No. Adesso devo scendere per forza, però. Però. Vabbè. Ragazzi, ah, oggi abbiamo successo una cosa super funny. Cioè? In pratica stavamo facendo teatro. Cioè, io sono andata a teatro. E stavamo in questa classe che si chiamava tipo T0.4. Che nessuno c'era mai andato. Era un buco di classe nascosto. E a un certo punto, mentre stavo facendo la mia scena, cioè, stava quella là che recitava, stava gritando. A un certo punto si sente fino al muro, tipo bussare. Siamo andati tipo a vedere. E mentre noi stavamo facendo tipo la nostra scena, stavamo tutti a luccare come pazzi. Stavano dall'altro lato a fare una proclamazione di laurea. Bellissimo, quindi pure loro stavano per luccare come pazzi. No, non penso però. Allora non era una vera festa di laurea. Capiscono un cazzo. No, ma c'è anche il legno. Proclamando. Abbiamo finito il legno. Abbiamo finito il legno. Oddio, chi è il mio salvatore lì sopra? Possibile mai che abbiamo finito? Non l'ho usato proprio il legno, quindi può essere che qualcun altro l'abbia finito. Luke! Sono qua, guardami il nome. Mi serve il legno. Cazzo, abbiamo finito il legno. Simone, una domanda, sai se si può fare su più livelli questa parte? Sì, basta che copi il livello che abbiamo fatto sopra e lo copi ancora più sopra. Ok, bene, facciamolo a due livelli. Il problema è che non abbiamo i materiali per farla a uno. Ce li facciamo. Sì, no, non abbiamo il ferro. Molto volentieri, non abbiamo il ferro. Mi sa che si deve andare in miniera per un dottore di fila. Amo, io prima ho passato mezz'ora. No. Ma lo stiamo prendendo io il Luke il ferro, Mentre io mi ricordo tipo che tu ti guardavi, cioè che io mi guardavi video di 2 ore tipo su come fare le case, tu costavi 2 ore in miniera. Sì, infatti funzionavamo benissimo, perché tu facevi la casa, io portavo tipo 4 stack di ferro nei primi 10 minuti. Funziona. Uno sta 20 ore in caverna e l'altro fa la casetta. Esatto, anche perché io ho zero senso estetico nella vita. Bravo. Così tutto si fa la casa. Hai fatto biografica, hai fatto biologia. Io spero che nella vita verrò ricordato per aver fatto doppiaggio e non per aver buttato 3 anni della mia vita. E non per aver fatto lo streamer su Salotto. Tranquillo, Simone, nessuno ti ricorderà mai. Così come nessuno ti ricorderà mai, nessuno presente in questa chat di Discord. Ragazzi, a me mi ricorderanno perché io diventerò il grafico più bello del mondo. Mi dispiace. Le mie ambizioni sono alte. Simone, trattore hai fatto? Quante trattore hai fatto? Solo 36 sono riuscito a fare. No, stai tranquillo, ti ricorderanno come mia moglie. Mia moglie è bellissima, L'unica persona che si ricorderà Simone sono io. Meno male. Simone ha 90 anni che si ricorda di Dr. Flame. Sì, io ho 90 anni con la demenza senile che mi ricordo soltanto di te che mi dici che devo morire. Cioè, veramente una pensione fantastica. Si va a letto. Una pensione fantastica proprio. Magari ti ricorderai delle 31. Pensione? No? Perché la vedremo pure. Boh. Non ho 95 anni ancora a lavorare. Per forza! Si va a letto! Si va a letto te per forza. Dio Cristo, che vita del cazzo, raga. Sono appena rimorto, adesso mi ammazzo nella vita reale. Boh, vabbè. No, in GTA volevo dire. GTA. Ah, beh, cioè, cosa dice in queste situazioni? Allora, queste situazioni... Sì, scusa, ma che ti servirebbe il ferro?
per fare gli hopper, perché sotto non ci sono gli hopper. Ah no, è vero, non ci servono gli hopper, che cazzo dico? Sono... Scusa, ne bastano 4. No, lo so, ma in realtà non ci servono nemmeno, perché a me non interessano i drop, mi interessa l'esperienza. Marco mia, gli hopper, sei quanto cacchio, sono bruciata. Aiuto! Sto talmente andando bruciata a storia del... cioè, a pensare a storia dell'arte, che tu hai detto ci servono gli hopper, io ho detto, ma che cazzo... Per il pittore, cioè, tipo, nella mia mente stavo pensando Dennis Hopper. Cioè, stavo così tanto bruciata. Ero tipo, no, Dennis Hopper. Che cosa stai facendo? Attimo, ah, sei caduto. Voglio creare un piano superiore. No, ma lascia così per adesso. Non ti preoccupare. Più mob, più esperienza. Sì, Antimo, però non abbiamo materiale, ti prego. Facciamo un piano. Ti prego, facciamo un piano. Poi fai il cazzo che ti pare, però per adesso abbiamo materiale per fare un piano. Allora, io te lo chiudo il piano. Ok. Tu cerchi il ferro per gli hopper. No, perché tu adesso smonti il piano e ne fai un altro. Stiamo senza cobblestone, io ho bisogno di esperienza adesso. Non serve smontarlo. Basta ricoprirlo, cioè tanto alla fine lo devo sempre ricoprire. Basta ricoprire i punti dove sta l'acqua, ovviamente. Basta che me ne fai funzionare uno di piano, poi ti lascio fare quello che ti pare. Simo, leggi la mia battuta in chat. La sera differenza tra un frigo e un ospedale? Nessuna, entrambi hanno l'aria condizionata per mantenere al fresco i vegetali. Bravissimo, sono d'accordissimo. Oddio, ma è Schumacher. Sai qual è il metodo più veloce per togliere una gomma dai capelli di una persona? Il cancro. Bruciarglieli. Non so. Ah. Eh, hai fatto più di me la sua, mi spiace, no, Simone. In realtà non sono d'accordo, non è molto veloce. Vabbè. Mi fa morire che quando avevi detto di dargli di Schumacher e nessuno mi ha cagato. Schumacher. Bello Schumacher, mamma mia. Povera stella. Ho trovato dei cazzi di diamante. Ho trovato i cazzi. Tipico. Ho trovato dei cazzi. No, Simone, lascia la croce. Tanto spawnano lo stesso. Vabbè, però no, voglio fare come... voglio chiudere. Mamma è l'esso. Vabbè, faccio il secondo piano, dai. Vabbè, fammi vedere soltanto se funziona. Magari non funziona. Poi risalgo io, te lo spacco io qui sopra. Non ti preoccupare. Voglio soltanto vedere se funziona. Non sai che abbiamo finito la cobblestone, vero? Ho tentato due ciliegi. No, vabbè, io ce l'ho ancora un pochino di cobblestone nell'inventario. Quando metteranno il sex update su Minecraft? Quando metteranno il sex update su Minecraft? Sì. Yes. Ragazzi, sto per cagare nel puzzo fortissimo. Oddio, davvero? Adesso ti panno. Ma lo fa, eh. Madonna. Mi è capitato. Una bella esperienza. You know why dark is spelled with a K? Oh, see, because you can see in the dark. Vabbè. Mo magari abbiamo fatto tutto questa ambarata. Saluta. Abbiamo fatto tutto questa ambarata di roba. Magari non funziona sta farm del cazzo. Tu non hai capito. Anche che scrivici qualche perla, no? Delle tue. Non rimandare a domani quello che puoi rimandare la settimana prossima. Giusto. Lo sai che io settimana, mercoledì prossimo, ho un esame di chimica organica. Bellissimo. Vabbè, chimica organica, dai, facile. Sei parziale. Te lo faccio io, dai. Olè, dovrebbe... Ah, aspetta, dobbiamo riempire di slab qui sopra adesso. No, serve soltanto per evitare lo spawn dei mob. Ma magari... Mattina, quindi... Tanto poi devi fare la sub qua, così giochiamo insieme a Minecraft. Ho capito che di mattina non spawnano, però... Ho capito, ma se quando faccio il secondo piano non c'è voglia di togliere le sub. Le tolgo io. No, Simone, per favore, è uno spreco. Sì, però magari dopo spawnano sopra e non spawnano sotto nel coso, mi dà fastidio. Posso chiederti una cosa? Sì. Un'altra cosa. Potevi fare una zona in cui poter cadere. Non ci ho pensato a fare effettivamente una cosina d'acqua. No, ragazzi, il creatore delle sabbie mobili deve veramente uccidersi. Il creatore delle sabbie mobili. La differenza. Dio ha creato le sabbie mobili? No. Ma perché?
Perché sprofondo nella... le scale. Perché sprofondo nella neve? Ho notato. Ma non potevo Massimo, semplicemente... Ma non potevo piazzare delle torce invece che mettere le slab? Non potevi piazzare delle torce, sì, infatti. Perché non hai piazzato delle torce? Perché ti devi complicare. Ah, aspetta, no, perché le torce illuminano anche sotto per il gioco, vero? Ma che palle, è vedro. Sì. Sì, ma da lontano sembra troppo un imbuto. Adesso più o meno è un imbuto, eh. Non è, non è se ci pensi il funzionamento è un imbuto. È veramente un imbuto sto coso. Ho finito le slab, ho finito la cobblest, ho finito tutto, ho finito la vita. Guardate che no, io ho finito la vita, non ho ancora capito. Ciao. Oddio, adesso come entro? Come entri? Cazzi tuoi. Deve domani. Simone, hai letto la differenza tra il frigo tra il frigo e il buco di culo? Quando togli i piselli dal frigo non brucia, bellissimo. Buttati, dovresti vedermi. Bellissimo. Sì, sto piantando dei ciliegi belli, carini. Bello, l'ho piantato pure io prima un ciliegio. Io sbattuto. Ragazzi, c'è il mendicante di cazzo. Aspetta, aspetta. Picchialo. No. No, pigliati lama. Ah no, mo le spawnano. Godo, no, funziona. Godo funziona. Sì, prendiamo funziona. I lazzi. Godo funziona sta farm di merda. Simone, aspetta. Ce l'hai no! Questo, funziona. No! Godo. Godo. La burla, la commedia, okay, le risate. Sai la differenza tra un frigo e il buco di culo? Quando togli pise... Ma l'hai scritto di nuovo? No, Anti, no, non ti prendere la mia roba, però Anti. È stato accidentale. La cosa che, che sono caduto sulla tua roba è stata accidentale. Mi serve tutta la mia roba, però. Tutti dicono così, Anti. Attimo, mi ridai le mie cose. Appunto, se vuoi dare ho una la cosa, la pala. Mi manca la pala. No, scusa, eccola qua. La pala. Scritto prima, ma non l'aveva inviato per l'automod. Ah, ok. Ah, perdone. Grazie. No, raga, avete tutte le torce e i fiori. Le torce. Le torce che c'erano lì e i fiori. Le torce e i forconi. I piselli. Allora, intanto faccio una cosa molto bella. Ti prego, mettiamo un contorno là vicino perché sennò esplodo. Una mucca è stata travolta. Perché fa così sto schifo? Perché c'è dell'acqua qua a terra? Cosa stai facendo, Arma? Sto cercando di farvi un atterraggio sicuro. Ma cosa volete fare nel sotterraneo della casa? Non ne ho idea. Io so soltanto che Antimo ha fatto veramente una scelta intelligente, a differenza mia. Cioè, non possiamo farlo. Non possiamo metterlo lì tipo il banco degli incantesimi. Il banco dei pugni. Infatti pensiamo di metterlo lì. Cosa? Il banco degli incantesimi. Oddio, dobbiamo nel togliere sotterraneo della casa. Ma non togliamo tutti. Ah, nel sotterraneo sotto. Sì, sono d'accordissimo. D'accordissimissimo. E mettiamo anche la roba delle pozioni. Va benissimo. Ci vuole un vicco. Va bene. Anche perché sennò adesso sta. Anche perché sennò adesso sta messo a esatto. Cazzo. Ah, beh, dai, allora scavo un po' sotto. Per togliere la terra. Antimo, e mi la hai pietra. Fatto cacare sotto. Non me lo sono accorto, ti giuro. Antimo non Antimo jumpscare. Antimo stavi shiftato, non vedevo il nome. Ok. Dio Cristo. Cristoforo Colombo. Allora. Così difficile fare un anello qua, mamma mia. Non dico a te, dico a gioco del cazzo, mi fa cadere. Il gioco ti fa cadere. Sì, no, perché non sono io scarso. No. Vediamo. Goro. Perché c'è tutta quest'acqua? Che senso tutta quest'acqua? Ah, no, non lo so, me l'ho trovata lì.
Ma dillo, perché stai distruggendo tutto quanto? In che senso? No, allora, perché stai mettendo la cavolata? Perché così se muoiono, vedi, quello che hai appena fatto. No, ma tranquillo, se non serve, Armadillo, per favore, non serve. Come no? Mantio ha un attacco di panico, perché gli stiamo distruggendo l'environment. Aspetta, piangere. Questa sono io quando si gioca a Minecraft. Dopo tutte le torce per non far spawnare i mob, adesso stanno spawnando tutti. Uffa. In che senso? Perché mi ricordo che Simone, in un mondo nostro, per prendere la terra, aveva distrutto tutta quanta la casa. È una cosa che farei, effettivamente. Cioè, aveva distrutto tutto attorno alla casa, tutto l'environment, tutto carino, della giungla, e io mi sono messa a mettere la terra e a ripiantare i fiori. Simo, non c'entra una capocchia con Minecraft, ma ho 150 stone, ultime 3 multi da vegetozzo, portatemi fortuna. Buona fortuna, Dr. Flame, buona fortuna, davvero. Buona fortuna. Ah, i ragni con 22 blocchi muoiono. Ho appena constatato questa cosa con i miei occhi. Mamma mia, che figata, adesso abbiamo anche una mob farm, godo tantissimo. Ho mangiato 60. No, non è vero, sì. Madonna. Ti sei mangiato 60? Barbabietole. Minchia, sei... No, barbabietole no, stavo dicendo, hai fatto America Simulator. Anzi, lo facciamo basso? Di basso? No, è una domanda, quanto lo facciamo basso? Ah, io volevo raccogliere la cobblestone e approfittarne, però questo mi sembra troppo basso, volevo farlo. Mi è esploso un creeper in faccia. Ok. Vabbè, perché c'è tutta questa acqua a terra? Madonna, è quasi mezzanotte, non l'ho notato. Sì, sì. L'ho messa io l'acqua per farvi atterrare. Come passa il tempo quando ci si diverte. Verissimo. È bello divertirsi con gli amichetti. Verissimo. Esatto. Vabbè, raga, da fare detto, metti gli hopper sotto le slab. Lo so che devo mettere gli hopper, però non abbiamo il ferro. Non abbiamo il ferro per farlo. Io l'ho preso un po' di ferro. Dove sei? Aspetta, sono in casa, sto cercando dove l'ho messo. Un attimo. Ci servono gli scavini per capire meglio come organizzarmi. Quanto è che ha il mio bowl? Addirittura abbiamo un pezzo di ferro, raga, ma siamo ricchi. L'ho messo io, dovevo fare il piccone, mi è rimasto un pezzo, l'ho messo lì. Un pezzo di ferro, raga, siamo ricchi sfondati. Oh, aspetta, ho fatto l'oro. Loro chi? Noi. L'oro. No, l'oro, c'è l'accento. Ah, capisco. No, l'oro. No, perché sono abituato che qui al sud tutti quanti diciamo l'oro per dire l'oro. Simo text to speech 7500 too much. Sì, perché non mi fido delle persone casual che entrano nel canale, aspettano 10 minuti, si riscattano il text to speech e mi fanno bannare. Sgrava. Perché non l'ho messo così tanto? Perché sono certo che 7500 punti non ce l'hanno gli sconosciuti, ma ce l'avete solamente voi. Mio Dio, ma sta parlando di me. Vabbè, se mi fai bannare il canale io vengo a casa tua. Cioè, è molto semplice la cosa. Non è che... E cosa vuoi fare a casa sua? Cosa vuoi fare a casa sua? Ne mandiamo la camorra. No. Ok. Gli vado a cucinare un bel piatto di carbonara. Sì, una carbonara, ma con tutti questi tanti turichi che gli farà venire un attacco cardiaco. No, no, semplicemente avvelenata. Una bella vite all'interno, nel tuorlo dell'uovo. La domanda, ma la vite si vede? Ho 10 di ferro. Lascia perdere. Io vindicativa non... come Simone. Io rancorosa come Simone. Io non sono assolutamente vindicativo. No. Una cosa che va servita. Ti faccio una bella carbonara, ma al posto del tuorlo uso la sborra. Ok, cioè poi. Poi so gusti, non ti dico di no. Cioè, aspetta. Cioè, non è non ti dico di no. Io sì, ti dico di no. Poi se tu te la vuoi mangiare così, cazzi tuoi. Letteralmente. Io ti dico di sì. Letteralmente, cazzi tuoi. Favorisci, non credo. Non ho capito un cazzo. Madonna, sembra quello di Clash Royale. Che fai con 10 di ferro? Peso delle torce. Le pere.
Non basta farle vedere. Pensavo di mettere il tavolo di enchant in mezzo con le librerie attorno. Ecco cosa ho perso, lo scudo. Vaffanculo. Ti ho detto che ce l'avevo io. Ah. Te l'ho detto che ce l'avevo io. Te l'ho messo in una, in una delle casse. Non avesse una bandiera. Brother. Abbiamo del ferro. Vabbè, le quei fiorellini. Ma che state costruendo qui sotto, raga, esattamente? Ma non, ne sto scavando. Poi ho visto armadillo che ha messo dei fiorellini. Quando mi danno l'admin sul salotto così sbanno Cricri. Perché è stato bannato Cricri? Perché è stato bannato Cricri? Da 7 mesi. Ah, merda. 4, 5, 6, 7, 8. Raga, io ho tolto le librerie così quando non volete... Penso, io non penso ti dia le stessi libri. 43. Oh, ma c'è del carbone qui. 43 diviso 11. No, non sono 11, sono... 13, ok. Quante cazzo di librerie sono? Non puoi fare, Simone, un po' di matematica. 45. No, sono 15, 3 per 5 qui, 45, no, me li ha dati tutti. Godo. 45, me li ha ridati tutti. Mi piglio un po' di carote che ho fame. Oddio, ho 10 pezzi di ferro. Perché ho 10 pezzi di ferro? Per quale motivo ho 10 pezzi di ferro addosso? Io. Ah, grazie. Chi è il coglione che ha messo il legno qui fuori? No. 45 diviso 3, raga, no, scusate. Ragazzi, non mi giudicate, non so fare i conti. Tu mi devi ancora i 30 di ferro che mi hai promesso all'inizio della live. Sì, ma non stai giocando. Te li do quando ritornerai a giocare. No, dai, te li ridò, non ti preoccupare. Dettagli. Vabbè, io, raga, disbosco un attimo la flora qui attorno a casa nostra. L'inflazione, l'IVA, sì. Domanda. Sì. Chi è che ha tolto le scale qui? Le scale dove? Ma avevi detto che ci dovevi fare poi un annuncio alla fine. Non sono troppo curioso. Sì, no, chiudo la live, ve lo dico. No, perché non so se posso dirlo in live, per quello, l'unica cosa. Mandali via PayPal. Sì, assolutamente. Mettete una scala qui che avete tolto, brutti cacco. Ma che scala? Qui c'era una scala... Per salire. Ah, non so chi l'ha tolta. Oddio, c'era... Perché è sparita la scala? Amo, se vuoi giocare pure tu, vieni, eh. No, vai tranquillo. Simo, sto già giocando. Basta. Oddio, sì, ti prego. Boh, così a cazzo. Non so dirti bene il motivo. Sta carne marcia, sta caramella. Sei 13x13. 13x13, la metà di 13. Se non sono 13, venitelo a contare. In realtà era 15. Era con 15x15, la metà di 15. Non vedo l'ora di scendere, non ce la faccio più. Tanto è sabato. Mancano 2 giorni, dopo domani. Quanto è sabato? Seconda multi, un emerito cazzo. Bene. Dai, Dr. Flame, facciamo. Io sto sentendo a ripetizione la stessa canzone da 3 ore e 22. Penso che me la sono imparata a memoria. Penso... No, è perché la tengo come sottofondo di Twitch per il VOD. Che palle, sempre la stessa canzone. Secondo me tra poco vomiti. No, secondo me tra poco esplode. Cioè io stanotte farò un incubo. Ma tra l'altro dopo ti devo raccontare un sogno che ho fatto stanotte, bellissimo. Tutto strano. 14, però, quindi non è stato più del dovuto. Antimo, che stai a fare tu, giusto per sapere? Voglio fare la zona e poi sarò un 13x13. Ah, ok. Terza multi Godku. Io non ce l'ho Godku, ad esempio. Cioè, che culo. Mi sgozzo le palle. Non credo che si possano sgozzare le palle, però mi dispiace. Ok. Raga, vi ho fatto 15 librerie. Dove ve le butto? No, me le tengo io addosso perché mi piace. Tienitele. Voglio andare come direbbero a Roma, chiettele.
Ma posso... No, niente. Sono crashato. Bello. Yes. Vabbè. Lo faccio grande come la casa, il piano sotto, lo faccio più grande. Cosa? Io pensavo di farlo in 13 per 13 con al centro il tavolo di enchante. Poi la faccio per allargare. Doveva essere dispari per metterci blocco ho tolto il fuoco amico comunque prima. Così non ci possiamo. Sì, così non ci possiamo. Sì, così non ci possiamo picchiare. Okay, non lo picchio. Vado. Ah, mi volevi menare, Cattivo. No, perché il mio cavallo sta zompettando? Che problemi hai, cavallo? Se dobbiamo farlo 15 per 15, basta che si dispari così mettiamo il blocco va bene, immenso. Va bene. Io, raga, io vado a farmare un po' di esperienza. Madonna, quanta acqua che ci sta qua, ma perché tutta questa acqua? Perché? E toglila, per favore. Cioè, ma non la possiamo contenere in un paio di blocchi? Sì, infatti io volevo prenderla in un buco e metterla tutto quanto in un buco. Buona fortuna. Sognato di avere degli amici. In che senso sognato di avere degli amici? No! Tanto io sono tanto, cosa vuoi? Perché non si è tolta l'acqua? Ho murato... Mo mi incazzo però, eh? Perché sto gioco fa così? Ho fatto un dispetto a due persone. Vabbè, vi abbandono che domani è scuola. Notte ragazzole, se vedete quel short film fammi sapere poi se ti... Certo. Ah, qui c'era la fonte d'acqua, ecco. Bello, ho tolto una crafting table. Vabbè, poi ci penso a toglierlo. Vabbè. Ecco, la seconda. Mi sto addormentando. Vabbè, non ti preoccupare. Se va che ti chiamo dopo, mo togli il silenzioso così. Ma togli il silenzioso a mezzanotte. Ah, vabbè. Se che siamo... No, dai. Vabbè, vedi tu, se... Siamo morati vivi. Che cosa? Che è stato? No, non posso manco picchiare Armadillo. Vabbè, allora dopo ti provo a chiamare, se no non ti preoccupare. Siamo morati. Bello. Buonanotte. E che c'è chiuso dentro? Chi è quel coglione che c'ha? Notte. Ma chi è che c'ha chi è dentro? Che è stato, ragazzi? Non si fa. Mamma mia. Dai, no. Ma no, sto morendo di fame. No, quello era giusto. Insomma. Cosa possiamo mettere in un seminterrato? Bello, bello raga, funziona sta mob farm, bello. Sì. Che non si sa contenere, ha bagnato tutto qua. Chi lo sa? No, vabbè, l'ho messa per... c'è un problema, non è un 13 per 13, che cos'è questo? Cos'è questo allora? Non ho contato per dire la verità. 1, 2... Un po' fatto a cavolo. 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, facciamo 15 per 15. Perfetto. Ci mettiamo anche gli alambicchi o cosa? Oddio, sì, quanti zombie stanno spawnando. Per l'ipe del Nether, qua. Li prendo. Mettiamo su facciamo tipo usiamo le slab per fare tipo degli scaffali, cosa facciamo? Dobbiamo sempre fare tutta la parte. Sì. Raga, non mi dite niente. Io voi continuate a parlare, semplicemente voglio chiudere un attimino la live, giusto così per chiudere. Ah, ok, va bene. Come ho fatto a perdere i cuori?
Oddio, non ci sta, non ci ho fatto. Aggiungi connessione. Quindi, magari 15, forse così non si. No, intanto non stavo bravo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sì. Poi ci pensiamo di fare. Dovremmo fare abbastanza. Qua ci mettiamo con le licenze a fianco delle librerie. Ragazzi belli, buonanotte a tutti per quelli che sono passati in live stasera, grazie a tutti, grazie veramente a tutti quelli che sono passati, grazie a Raid che ci è arrivato prima da Checco se non sbaglio. E noi ci vediamo domani sera alle 20.30 con Pokémon, così chiudiamo, facciamo una bellissima live, una live di 2-3 orette, ci mettiamo con calma e catturiamo tutti quanti i leggendari che ci mancano. Ultima cosa, giusto così per non farci mancare nulla, io direi di fare un raid e vediamo a chi possiamo farlo. Vai, farlo uno con 0 spettatori. Ma il problema è trovarlo. È più difficile di quello che credi, eh. C'è Masullo. Dai, facciamolo a Masullo, dai, che mi sta simpaticissimo Masullo. Sì, Masullo. E decidi che ci sta secondo te? Cioè, ragazzi, vi ricordo di rimanere. Vi ricordo di rimanere all'interno del raid, così potete formare punti canale. E nulla, ragazzi. Ci sta qua tutta la libreria. Bellissimo. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao ciao. Buonanotte, ragazzi.